Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa quinta lezione, questo quinto appuntamento con il corso Investire con gli ETF. Buonasera, dicevo, e ben ritrovati a tutti. Un saluto da Gabriele Bellelli. Questa sera parliamo di PAC, piani di accumulo. Allora, doveva essere un'unica lezione, in realtà l'ho divisa in due parti perché il materiale era parecchio, erano oltre 300 slide, per darvi un'idea, questa sera ne vedremo 130 circa e quindi ho spezzettato. Questa sera tratteremo alcuni argomenti focalizzandoci su tutte quelle che sono le peculiarità dei piani di accumulo e approfondendo la dinamica dei piani di accumulo a rate costante, quindi quelle che diciamo così investono ogni mese o comunque periodicamente con una determinata frequenza la stessa quantità di denaro. Poi ci riserveremo nelle prossime settimane la seconda parte dove andremo a approfondire quelle che sono tutte le alternative ai piani di accumulo, quindi modalità alternative di costruzione di un piano d'accumulo con l'obiettivo di massimizzare il rendimento piuttosto che minimizzare il rischio. Quindi parleremo di versamenti aggiuntivi, parleremo di value averaging, parleremo degli smart PAC, parleremo di piani di accumulo paralleli, insomma vedremo tante altre cose, ma questo lo faremo in una seconda lezione, dicevamo, giusto perché altrimenti saremmo incollati ore e ora. Allora ve lo anticipo già, lo rivedremo anche più tardi. Se volete ricevere gratuitamente, ovviamente, il file con la selezione dei migliori ETF per andare a costruire un piano d'accumulo, mi potete scrivere una mail, vedete l'indirizzo è scritto qui o in calce a tutte le slide, g.bellelli@bellelli.biz, e nei prossimi giorni manderò tutto molto volentieri. Stasera siamo tantissimi, siamo più di 2000 persone in questo momento, quindi non riuscirò, lo so già, a rispondere a tutte le domande che mi giungeranno, per cui in caso di dubbi, domande e chiarimenti, oltre a scrivermi in privato, vi invito a partecipare al mio gruppo Facebook Investire con Gabriele Bellelli, un gruppo chiuso ma gratuito, potete chiedere l'iscrizione, siete i benvenuti, e quello oggi è il modo più diretto per interagire con me, ma soprattutto è il luogo migliore per andare ad approfondire tutte quelle domande che dicevo questa sera non riuscirò a rispondere. Poi vi ricordo che siamo in diretta, ma sto anche registrando, e da domani troverete la registrazione sul mio canale YouTube, a cui tra l'altro vi consiglio di iscrivervi, e la potete rivedere a piacimento. Ok, partiamo subito perché il tempo è sempre tiranno. Vedo che i riscontri audio-video sono tutti positivi, per cui non ci sono problematiche di nessun tipo. Allora, questa sera dicevamo, parliamo dei PAC, dei piani di accumulo. Giusto una premessa introduttiva sempre doverosa: i piani di accumulo sono una soluzione di investimento da integrare a livello della pianificazione finanziaria. La pianificazione finanziaria è quel meccanismo che ci permette di andare a costruire un portafoglio personalizzato, come se fosse un abito di sartoria costruito esattamente su quelle che sono le esigenze finanziarie della persona, quindi andando a definire l'obiettivo finanziario da soddisfare, l'ottica temporale entro cui soddisfare l'obiettivo, il grado di rischio che si desidera tollerare. In funzione di questi tre elementi è possibile implementare la strategia di investimento più efficiente appunto per soddisfare l'obiettivo finanziario. Il piano d'accumulo, lo vedremo più tardi, vanno a soddisfare una specifica esigenza finanziaria, uno specifico obiettivo finanziario. Quindi si parte dalla pianificazione finanziaria. Una volta che abbiamo definito la pianificazione finanziaria, questa sera non accenniamo oltre questo aspetto, ce lo riserviamo per un prossimo appuntamento. Occorre andare a investire il capitale, quindi in base alla pianificazione abbiamo definito, scusatemi, la strategia di investimento più efficiente. Sulla base di quella abbiamo identificato un asset allocation ideale, andiamo quindi a dover comporre e poi gestire il portafoglio. Da un punto di vista operativo, nel comporre e gestire il portafoglio abbiamo fondamentalmente tre ipotesi, tre soluzioni di investimento che sono quelle più utilizzate in ottica di medio-lungo periodo. La prima soluzione è chiamata PIC, è un acronimo, significa piano di investimento del capitale e significa fondamentalmente che andiamo a investire il capitale in un'unica soluzione. Abbiamo 50.000 euro, benissimo, questi 50.000 li investiamo tutti nello stesso momento.
Seconda soluzione, il PAC, il piano di accumulo, che è l'oggetto di questa sera. È fondamentalmente un acquisto frazionato, acquisto ad esempio 100 euro, 1000 euro, quello che è, ogni mese, quindi a intervalli predefiniti. Oppure esiste una terza soluzione, che è quella del PIC più il PAC. Adesso, scusate il gioco di parole, ma fondamentalmente significa che a un acquisto iniziale segue poi l'attivazione di un piano di accumulo per andare a acquistare ulteriori quote in seguito, sempre con cadenza predefinita a livello temporale, a livello monetario. Tolgo la webcam così liberiamo banda. E proseguiamo. Quindi, da un punto di vista operativo, possiamo costruire e gestire il portafoglio in tre modi: un PIC, un PAC oppure un ibrido, unendo queste due soluzioni. Prima un acquisto unico e poi il piano di accumulo per integrare le quote. Noi questa sera, dicevamo, ci concentriamo sul piano di accumulo. Allora, il piano d'accumulo è l'acronimo, dicevamo, di PAC, piano di accumulo del capitale, la C sta per capitale. In inglese è una strategia molto utilizzata, non solo in Inghilterra, comunque in America, ma anche qui da noi in realtà. Comunque in inglese sarebbe dollar cost averaging. Ed è una vera e propria strategia di investimento molto semplice, se ci pensate. L'esempio classico è compro, ad esempio, delle quote di un fondo di investimento piuttosto che di un ETF azionario per 100 euro tutti i mesi. Quindi ogni mese acquisto 100 euro di un prodotto finanziario, ripeto, un fondo di investimento piuttosto che un ETF. Quindi di fatto si tratta di una strategia che prevede di effettuare ingressi frazionati andando a investire la stessa quantità di denaro, cioè i 100 euro che dicevamo, a intervalli regolari di tempo, cioè ogni mese, indipendentemente, questo è importante da sottolineare, dal contesto di mercato. Quindi sia che il mercato salga, scendo, sia in laterale, noi ogni mese effettuiamo il nostro acquisto periodico con la stessa quantità di denaro. Si tratta ovviamente di una strategia di medio-lungo periodo che ha come obiettivo quello di andare ad accumulare un capitale, quindi assolve l'obiettivo finanziario che viene chiamato somma nel futuro. Quindi io accumulo oggi e nel corso del tempo del capitale che mi servirà in una data futura in avanti per soddisfare un obiettivo che può essere l'università dei figli, l'acquisto di una seconda casa. E anticipare l'età della pensione oppure colmare il gap pensionistico, no? Quindi la differenza tra l'ultimo stipendio percepito e l'ammontare della pensione, che è sempre inferiore. E quindi sono tutte soluzioni di investimento. Ovviamente ognuno avrà il proprio obiettivo finanziario, ma il dato di fatto è che sono accomunate da una somma nel futuro. Ecco, il piano d'accumulo soddisfa esattamente questo obiettivo finanziario. Quello che vedete in sfondo è la rappresentazione grafica di un piano d'accumulo, fondamentalmente dell'andamento di un piano d'accumulo. Questa è l'equity line di esattamente un piano d'accumulo composto da 100 dollari al mese sull'indice S&P 500, quindi il principale indice azionario americano, dal 1977 al 30 giugno di quest'anno, del 2022. La data del 1977, non è casuale, è la mia data di nascita, no? Giusto per dare un'idea. Quindi ho costruito, no? Ho ipotizzato un piano costruito ad esempio da mio padre, che ogni mese avrebbe potuto investire 100 dollari, dicevo, al mese. Ecco, se questa operazione fosse stata fatta esattamente così come è descritta, ad oggi avrei un capitale di 2.190.000 dollari in questo caso. Qui ho scritto euro, in realtà sarebbe dollari, questo è un refuso, con un tasso interno di rendimento, quindi chiamiamolo rendimento analizzato, ottenuto del 10,65%. Quindi questa sarebbe la rappresentazione grafica, no? L'andamento di un portafoglio se avessimo effettuato questa operazione. Quindi se 44-45 anni fa avessimo cominciato a comprare ogni mese la stessa quantità di denaro, 100 dollari, su questo indice azionario. Ora, come abbiamo costruito quella equity line, come viene costruita la matematica di un piano d'accumulo? Questo è molto semplice, probabilmente, però giusto per essere completo, trattiamo anche questo pezzo. Allora, il prezzo medio di carico di un piano d'accumulo è calcolato tramite quella che viene chiamata la media aritmetica dei prezzi di acquisto. Si applica questa formula
n, che sta per numero di campionamenti, diviso 1 più quotazione più 1 più quotazione, eccetera. Giusto per farvi un esempio, vi ho sviluppato il calcolo qui sotto. Immaginiamo di costruire un pack, in questo caso abbiamo fatto per esigenze di sintesi, ho preso solo 5 date, no? Quindi su 5 prezzi di mercato dell'S&P 500, dello SPY ETF con sottostante l'S&P 500. Quindi ho preso la prima data di marzo, di aprile, di maggio, di giugno e di luglio, ho effettuato un acquisto a questo prezzo, prima a questo, poi a questo, poi a questo, poi a questo. Come faccio a calcolare il prezzo medio di carico? Beh, calcolo, allora sono 5 ingressi, quindi n sarà uguale a 5. N lo divido per che cosa? Per 1 più la prima quotazione, 1 più la seconda quotazione, insomma, applico questa formula e ottengo, vedete, 405,29, che è il prezzo medio di carico del nostro piano d'accumulo. Andremo a ottenere un guadagno nel momento in cui il prezzo di mercato sarà superiore al prezzo di carico che abbiamo ottenuto. Quindi, nel momento in cui voglio realizzare una performance positiva, bisogna che il prezzo di mercato, il prezzo oppure a cui andrò a vendere le quotazioni, sia maggiore del prezzo di carico. Quindi la performance è la differenza tra prezzo medio di carico e la quotazione di mercato oppure la quotazione di vendita. La classica domanda che viene fatta è: ma i piani d'accumulo funzionano o non funzionano? Adesso li abbiamo descritti molto velocemente, dopo entreremo nel dettaglio, mettendo qualche puntino sulle i, ma la classica domanda che viene richiesta è: ma funzionano o non funzionano? Questa è una richiesta che non dico che mi giunga tutti i giorni, ma quasi. Allora, bisogna dare voce ai numeri per cercare di capire se i piani di accumulo funzionano o non funzionano, e lo facciamo tra un attimo. Prima però è necessario tornare alla prima slide, quella della pianificazione finanziaria, che fondamentalmente ci permette di comprendere un dato: il piano di accumulo è una soluzione di investimento efficiente, e sottolineo efficiente, ma ha alcune peculiarità. La prima peculiarità è che è una strategia efficiente per determinate persone, per determinati investitori, cioè quelli che hanno un obiettivo di investimento specifico. Quindi, tutti quegli investitori che non possiedono un capitale iniziale immediatamente disponibile da investire, ma che sono in grado di risparmiare, no, dallo stipendio una certa quantità di denaro costante predefinita, ecco che per loro il piano d'accumulo è senz'altro una soluzione efficiente. Prova a pensare a tutte quelle persone che iniziano a entrare nel mondo del lavoro, quindi iniziano ad avere uno stipendio, iniziano ad avere una capacità di risparmio e che possono quindi investire questi risparmi. Quindi chi non possiede un capitale iniziale, ma ha la possibilità di avere uno stipendio, di risparmiare una quota mensile, bimestrale o trimestrale, comunque periodica, ecco che per lui il piano d'accumulo è una soluzione efficiente. È una soluzione efficiente anche per tutte quelle persone che magari dispongono già anche di un capitale iniziale, che magari fanno fruttare attraverso un portafoglio statico, stile lazy portfolio, eccetera, ma che parallelamente vogliono andare a accumulare dell'altro capitale da utilizzare un domani, ad esempio per andare a colmare, dicevamo, il gap pensionistico, quindi a uso previdenziale fondamentalmente. Io so che l'assegno pensionistico sarà inferiore rispetto al mio stipendio, i casi sono due: o riduco il mio stile di vita oppure trovo una soluzione per colmare questo gap. E quindi accumulo del denaro oggi che poi pian pianino utilizzerò per andare a mantenere intatto il mio tenore di vita quando sarò in pensione. Oppure accumulo del patrimonio, ad esempio, per il futuro finanziario dei figli. L'esempio del piano d'accumulo che ho attivato io per i miei 2 figli, adesso una a 5 anni e l'altra a 7 mesi, ma fondamentalmente l'idea è quella di costruirgli un capitale che loro potranno utilizzare quando idealmente saranno maggiorenni, per l'università o cose di questo tipo. Ma il piano d'accumulo può essere utile anche per le persone che hanno le mani bucate, perché soprattutto se lo andiamo a automatizzare, ci sono in Italia oggi un paio di intermediari che sono Fineco Diretta, ti permettono di automatizzarlo. Quindi fondamentalmente a fine mese
ti arriva l'accredito dello stipendio, in automatico la tua banca, su quelle che sono le tue indicazioni, ovviamente a inizio mese del nuovo mese prende il denaro e lo va a investire in automatico. In questo modo ti costringi a essere disciplinato, a risparmiare e a investire. Ma può essere anche una soluzione per tutti quegli investitori che sono rimasti scottati dal mercato azionario, oppure che hanno comunque una naturale paura di tutto quello che è volatile e di quello che è percepito come rischioso. Ecco, quello può essere quindi un modo, uno strumento, questo piano d'accumulo, per andare a limitare il rischio dal momento che entriamo in modo frazionato e riusciamo a volgere a nostro vantaggio quelle che sono le fasi ribassiste, come vedremo tra poco. Quindi, se l'obiettivo è quello di accumulare denaro per il futuro, ad esempio il gap pensionistico, se non ho capitali iniziali a cui attingere importanti, ecco che il piano di accumulo diventa una soluzione efficiente. E come faccio a dire che è efficiente, al di là di questi due obiettivi finanziari? Perché ce lo dicono i numeri. Che cosa ci dicono i numeri? Qui prendiamo un altro esempio, questo è un piano d'accumulo costruito sull'indice americano, l'indice azionario americano. Che cosa ci dice? Beh, ci dice che il tasso interno di rendimento, quindi il rendimento analizzato, è positivo, un 10%, 10,83%, che la deviazione standard, cioè la volatilità, chiamiamola così, è un 15%, quindi valore assolutamente congruo per l'azionario, ma che il max drawdown è del 50%. Che cos'è il max drawdown? Il max drawdown fondamentalmente, un attimo che lo vado anche a rappresentare da un punto di vista grafico, un secondo, stavo cercando un attimo, dov'è? Qua, eccomi qua. Questo ad esempio è un drawdown, questo è un drawdown, questo è un drawdown, quello che stiamo vivendo in questo momento è un drawdown. Il drawdown cioè rappresenta e si misura in termini percentuali che cosa? Il ribasso della nostra equity line dopo aver raggiunto un massimo e quindi in pratica si calcola a partire dal massimo dell'equity, abbiamo un ribasso fino al punto di minimo prima di riprendere a salire. Questo ribasso si misura in termini, diciamo, percentuali ed è un'unità di rischio. L'abbiamo descritto anche in occasione dei video, dei webinar precedenti. E un drawdown, vedete, che è assolutamente importante, è un 50%. Quindi è una strategia che funziona, sì, dopo lo vediamo con dei puntini sulle i, perché comunque il rendimento è positivo, l'equity line sul lungo periodo è crescente, il risultato come accumulo di denaro è positivo, ma il drawdown, quindi questa unità di rischio, è decisamente significativo, è presente. Questo che cosa ci dice? Questo è il grafico del drawdown visto in altro modo. Fondamentalmente qui andiamo a illustrare, vedete, la percentuale di drawdown che si è sviluppata nel corso degli anni. Vedete che periodicamente la nostra equity line prende una lavata. C'è stato un meno 30 nell'86, c'è stato un meno 40 nel 2002, c'è stato, vedete, un meno 50 nel 2008-2009. E quindi periodicamente, vedete, abbiamo un drawdown. Questo drawdown è importante, lo riparleremo più tardi quando andremo a parlare di exit strategy, no? Cioè di una soluzione per andare a modificare il nostro piano d'accumulo una volta che siamo vicini al nostro obiettivo finanziario. Quindi quando sta scadendo l'ottica temporale che ci eravamo prefissi per il piano d'accumulo e comincia a essere utile avere quel denaro per colmare, ad esempio, appunto il gap pensionistico, ecco che noi quel denaro accumulato lo dobbiamo proteggere. Proteggere da cosa? Dal rischio che il mercato scenda e magari subisca un ribasso del 20, 30, 50%. Quindi è importante conoscere il concetto di drawdown, sapere che periodicamente ci sono questi movimenti e farci fronte. Questo lo vedremo più tardi. Il dato però che in questo momento mi interessa passarvi è quello che nell'immaginario collettivo, e spesso anche molti consulenti lo dicono ai propri clienti, il piano d'accumulo permette di ridurre il rischio del portafoglio. È una mezza verità se ci pensate. Il piano d'accumulo permette effettivamente di ridurre il prezzo di carico, ma
non è in grado, vedete, l'ho scritto proprio per enfatizzare il concetto, non è in grado di ridurre, di attutire la volatilità e i drawdown dell'asset class sottostante. Quindi se l'asset class, ad esempio in questo caso l'azionario, è molto volatile e ha dei drawdown perché ha un ribasso lungo e prolungato nel tempo e incisivo in termini percentuali, anche il piano d'accumulo risentirà di questo aspetto. Quindi il piano d'accumulo sì, media il prezzo di carico, ma non riduce il rischio in termini di volatilità o di drawdown, come comunemente si pensa. Tutti questi dati poi li troveremo anche più tardi quando andremo a fare delle simulazioni un po' più complete rispetto a quelle che stiamo vedendo in questo momento. Però per tornare alla domanda da cui siamo partiti adesso, cioè funzionano o non funzionano, diciamo, diamo spazio ai numeri. Quindi ho fatto una serie di simulazioni, ho detto: ipotizziamo di investire 100 dollari tutti i mesi e facciamo questa simulazione a partire da periodi diversi. Quindi ipotizziamo di iniziare il nostro accumulo nel 1977, dicevo la data, no, che ho preso idealmente come inizio. Poi ho detto che ogni 5 anni andiamo a effettuare una simulazione d'ingresso, quindi poi cominciamo nell'80, poi nell'85, poi nel 90, eccetera. Ho aggiunto solo il 2007, che è l'anno che poi ha dato il via, no, ai mutui subprime, al fallimento di Lehman Brothers, quindi a quel movimento ribassista dei prezzi che è culminato, no, tra l'autunno del 2007 con il minimo del 2009, del marzo. Quindi, indipendentemente da quello che possiamo osservare, vedete che il TIR, il nostro rendimento annualizzato, indipendentemente dal momento di inizio del piano di accumulo, ha sempre fornito risultati positivi. Quindi alla classica domanda funziona? Beh, sì, la risposta è sì. E vedete che anche la performance annua è abbastanza stabile nel corso del tempo. Che cosa notiamo? Notiamo che però è abbastanza stabile anche la deviazione standard, come anche stabile purtroppo il drawdown che c'è rimane e quindi il rischio andrà gestito. Ne parleremo poi, ripeto, nell'ultima parte con l'exit strategy. Il dato che adesso mi interessa sottolineare è che effettivamente un piano d'accumulo costruito sull'azionario americano, indipendentemente dal momento di inizio, ha portato risultati positivi e quindi questo è un aspetto molto importante. Qualcuno potrebbe pensare, beh, il fatto che ha funzionato sul mercato americano non vuol dire che un piano d'accumulo sempre testato con inizi temporali diversi su altri asset potrebbe funzionare peggio. E quindi che cosa ho fatto? Ho andato a fare una simulazione. Adesso questo che vedete è il grafico dell'S&P 500, questo è il grafico storico, vedete dagli anni 70 ad oggi. Vedete, periodicamente ci sono delle fasi prolungate di ribasso. Dicevo, se noi andassimo a testare un piano d'accumulo sempre 100 dollari al mese, ma sull'azionario globale, quindi ad esempio un MSCI World, cosa sarebbe successo? Beh, anche qui vedete che indipendentemente dalla data di inizio avremmo comunque sempre ottenuto risultato positivo e quindi questo è un aspetto decisamente interessante. Anche la volatilità, vedete, resta abbastanza stabile e anche il drawdown, vedete, sempre significativamente elevato, come avevo visto anche nel caso precedente. Una cosa che non ho citato, ma che forse è utile dire, vedete che qui abbiamo fatto delle simulazioni partendo da diversi periodi temporali, proprio per andare a identificare tutti quelli che sono stati i contesti dell'S&P 500, contesti che sono stati molto diversi. C'è stato il crollo dell'87, c'è stato il forte rally che ha portato dagli anni 90 ai massimi del 2000, c'è stato il forte ribasso dal 2000 al 2003, c'è stato un altro rialzo forte fino al 2007, poi il lungo e pronunciato ribasso, meno 50 del mercato fino al marzo del 2009, poi dopo un rialzo più o meno ininterrotto fino alla primavera del 2020, Covid e pandemia, e alla debolezza, diciamo così, dei primi mesi di quest'anno, di questo primo semestre. E quindi un mercato che ha vissuto molte fasi alterne, alta e bassa volatilità, rialzo,
e al ribasso. In ogni caso, indipendentemente da questo, vedete, i risultati sono sempre stati positivi. Lo sono stati sull'azionario americano, ma lo sono stati, vedete, anche sull'azionario globale. Qui la serie storica era leggermente più corta, per cui ho fatto le statistiche dal 1990, ma il dato non sarebbe assolutamente cambiato, anche se avessi attinto da una fonte un po' più longeva come database. Se noi avessimo fatto la stessa cosa, ma sull'azionario paesi emergenti, no? Croce delizia dei mercati, che cosa avremmo ottenuto? Beh, anche qui fondamentalmente, tranne l'ultima rilevazione, ma è un piano d'accumulo che è partito da 2 anni, vedete, la simulazione inizia nel 2020, quindi semplicemente sono 2 anni, anzi 2 anni scarsi, che il piano va avanti, che ha segno meno, vedete, in tutti gli altri casi, sebbene le performance siano minori di quelle che abbiamo visto con l'azionario mondiale, con l'America, sono comunque anche in questo caso sempre positive, quindi tranne quest'ultimo periodo, ma abbiamo appena cominciato, tutti gli altri sono positivi. Anche qui vedete che la deviazione standard è più alta di prima, è abbastanza stabile, come è sempre presente ed elevato il drawdown. Se noi avessimo fatto questo test su un altro asset, magari poco utilizzato, ma che comunque nelle statistiche va considerato, l'immobiliare, quindi prendiamo sempre riferimento l'immobiliare americano, i REITs, anche qui vedete che indipendentemente dal momento di inizio del piano di accumulo, ecco che il rendimento è sempre stato positivo. Anche qui non manca il drawdown e non manca la volatilità. Ovviamente drawdown più incisivo e volatilità superiore, perché fondamentalmente stiamo andando a lavorare su un asset settoriale, quindi si presume più volatile e nervoso nelle quotazioni rispetto a un azionario globale oppure un azionario S&P 500, quindi molto diversificato a livello di settore di investimento. Comunque, in ogni caso, il dato che mi interessa sottolineare è che anche qui, indipendentemente dal momento di inizio del nostro piano, abbiamo ottenuto un risultato positivo. Stesso discorso per quanto riguarda l'oro. Anche l'oro, vedete, anche qui, indipendentemente dal momento di inizio, che io abbia iniziato nel 1980, nell'85, nel 90, eccetera, eccetera, indipendentemente da tutto, dicevo, avrei ottenuto un risultato positivo. E anche qui il dato è senz'altro rassicurante, no? Quindi la classica domanda: se un piano d'accumulo è una strategia che funziona, i numeri ci dicono di sì. I numeri ci dicono che, soprattutto se il piano d'accumulo è portato avanti nel corso del tempo, potremmo idealmente dire oltre i 10 anni, le statistiche ci dicono che è profittevole. Che non vuol dire che il 100% dei piani di accumulo superiore ai 10 anni sarà sempre col segno più, non ci sono certezze, però i numeri del passato ci dicono che i risultati vanno in quella direzione. Quindi la strategia funziona? Sì, punto. Questo è il dato. A queste stesse conclusioni è arrivata anche Moneyfarm, che ha fatto studi diversi rispetto ai miei, però è arrivata a conclusioni, dicevamo, simili. Questa è una tabella che io ho preso sul loro sito, quindi è una loro elaborazione. Sono partiti da dati significativi, perché sono partiti dal 1969 fino al 2016. Questa è una tabella che ha qualche anno di vita, ma il concetto non cambia, è valido tuttora. Dicevo, sono partiti da una serie storica reale, abbastanza ampia, perché stiamo parlando di un lasso di tempo importante. Scusate. E hanno fatto delle simulazioni, dei campionamenti. Che cosa hanno scoperto? Hanno scoperto fondamentalmente che all'aumentare del numero dei mesi su cui si sviluppa fondamentalmente il piano di investimento d'accumulo, e quindi fondamentalmente all'aumentare della durata del piano d'accumulo, che cosa succede? Si riduce fondamentalmente, che cosa? La possibilità che il portafoglio chiuda in negativo. Quindi fondamentalmente, all'aumentare dell'orizzonte temporale, vedete, i piani di accumulo in perdita rispetto al semplice accumulo del capitale diminuiscono. E idealmente, fondamentalmente, vedete che nel giro di 87 mesi, che sono stimati in 7-8 anni indicativamente, fondamentalmente non dovremmo avere PAC in perdita rispetto al semplice accumulo monetario versato.
Ora, questa è una statistica che io ho preso per buona, mentre quelle di prima le ho sviluppate io in prima persona, quindi so esattamente qual era la fonte dati, come è stata elaborata. Qui ovviamente la prendo per buona, però vedo effettivamente che i dati sono abbastanza in linea, abbastanza simili con quelli che ho rilevato io, tant'è che prima vi dicevo che un piano d'accumulo superiore ai 10 anni tendenzialmente tende a dare buoni risultati. Qui si parla di 7-8, siamo sicuramente su livelli abbastanza congrui. Ok, prima di entrare nei dettagli, cerchiamo però di mettere ordine. Come tutte le soluzioni di investimento, i piani di accumulo hanno dei pregi e dei difetti. Partiamo dai pregi, ma poi sottolineiamo anche le criticità, tutti quelli che sono i difetti. Allora, partiamo dai pregi, che sono la maggioranza. Primo, è una strategia semplice, semplice da capire come logica operativa, come operatività anche, e quindi non servono particolari competenze per capire, per implementare, per gestire un piano d'accumulo. Quindi qualsiasi investitore, anche il neofita, può sicuramente attivare e gestire con successo un piano d'accumulo. Aspetto senz'altro positivo. Secondo, è uno strumento duttile, molto duttile, perché noi lo possiamo personalizzare a piacimento, possiamo personalizzare quello che è l'importo monetario da investire, la frequenza con cui andiamo a effettuare gli acquisti, ma anche la durata del piano. E sono elastici, cioè se nel corso del tempo aumenta la nostra capacità di risparmio, perché ad esempio abbiamo una promozione sul lavoro e quindi abbiamo un aumento di stipendio, ecco che noi possiamo tranquillamente aumentare l'importo monetario. Ogni mese acquistavamo 200 euro di ETF, possiamo passare a 300, 400, 500, quello che è. Possiamo modificare la frequenza, possiamo passare dal mensile al trimestrale oppure fare il contrario. Iniziamo con un piano d'acquisto trimestrale e poi dopo magari se aumenta la nostra capacità di risparmio possiamo passare a un bimestrale, poi a un mensile. Possiamo modificare la durata, possiamo partire idealmente con 10 anni, puoi portarlo avanti anche 20 o 30, non c'è nessun limite da questo punto di vista. Altro grande vantaggio è quello che non serve possedere un capitale di partenza, quindi anche lo studente squattrinato, perché ha appena finito di studiare, sta entrando nel mondo del lavoro, trova una soddisfazione finanziaria, una soluzione di investimento efficiente nel piano d'accumulo, quindi anche partendo da zero, senza risparmi pregressi, noi possiamo implementare con successo un piano di accumulo e quindi anche questo è un aspetto non da non sottovalutare. Poi non ci sono vincoli, che vuol dire fondamentalmente che noi un piano di accumulo lo possiamo attivare, sospendere, interrompere, incrementare le posizioni, ridurre le posizioni in parte o in tutto, in qualsiasi momento. È consigliabile non farlo, dopo lo vedremo, ma potenzialmente lo possiamo fare, non abbiamo vincoli di nessun tipo. In più, altro vantaggio, volge a nostro vantaggio tutte quelle che sono le fasi ribassiste dell'asset su cui noi abbiamo implementato il nostro piano d'acquisto. Perché? Perché quando il mercato scende, noi con la stessa quantità di denaro andremo ad acquistare un numero maggiore di quote. E quindi quando poi il mercato tenderà a crescere nel medio-lungo periodo, ecco che andremo a monetizzare questo guadagno. Quindi volgiamo a nostro vantaggio una fase ribassista del mercato. Anche questo è un grande aspetto positivo. Non solo, lo vedremo nella prossima lezione, vi dicevo, è possibile fare dei versamenti, degli acquisti aggiuntivi in caso di particolare ribasso del mercato. Quindi questo è un altro esempio di duttilità operativa. Io prestabilisco un piano, però se il mercato dovesse scendere e magari il mio prezzo di carico dovesse scendere e trovarsi in negativo del meno 10%, ad esempio, posso valutare di fare se ho ovviamente il denaro a disposizione, un versamento aggiuntivo. Quindi questo conferma un po' la duttilità e il fatto anche di volgere poi a nostro vantaggio il mercato ribassista. Altro aspetto positivo è quello di prescindere dal timing operativo, di prescindere anche dal contesto macroeconomico. Quindi il piano d'accumulo ci permette di smettere di andare alla ricerca, no, del momento ideale per investire. Il momento ideale non esiste, il momento ideale è subito, lo vedremo dopo e lo andremo a dimostrare
con dei numeri, no? Quindi inutile stare fermi ad aspettare il momento propizio per comprare l'azionario, per comprare quell'asset, eccetera. Il piano d'accumulo che prevede di comprare tutti i mesi ci toglie da ogni problematica, no? Supera questo impasse. Prescindiamo dal timing, prescindiamo dal contesto economico ed è un bel vantaggio. E quindi siamo pronti e operativi per partire immediatamente con questa soluzione. Attenzione, è vero che prescindiamo dal timing, ma attenzione, non elimina completamente la possibilità di entrare nel momento sbagliato, cioè di entrare sul massimo del mercato, ad esempio nell'ottobre del 2007, poi di assistere per 16-18 mesi a una fase ribassista. Non è un problema da un punto di vista monetario, perché il piano d'accumulo va a nozze con i movimenti ribassisti, è più che altro un problema emotivo di gestione dell'operatività del risparmiatore, però il dato di fatto è questo. Poi, altro vantaggio, possiamo automatizzare i piani di accumulo. Oggi abbiamo Fineco Diretta, ma ne arriveranno tante altre. Di realtà bancarie, di intermediari che ci permettono di automatizzare il piano. Quindi noi scegliamo l'importo mensile, scegliamo la durata, scegliamo il sottostante su cui andare a effettuare le nostre operazioni. In automatico la banca ogni mese, ogni cadenza predefinita, dopo lo vediamo, scatta in automatico l'acquisto, e quindi anche questo è un grande vantaggio, così non dobbiamo preoccuparci noi di ricordarci questa operazione. Ovviamente, essendo regole oggettive, cioè tutti gli inizi del mese compro 100 euro di un prodotto finanziario. Benissimo, elimino che cosa? La soggettività delle scelte di investimento e anche la scelta del momento per investire. Io so che la prima seduta di ogni mese automaticamente compro. Questo ovviamente mi aiuta a essere un investitore più disciplinato, che è un altro aspetto positivo. In più, se volge a mio vantaggio le fasi di ribasso del mercato, mi permette che cosa? Di andare a lavorare su quelli che sono gli asset più volatili, quindi quelli che magari fanno un po' venire un po' di più il mal di pancia agli investitori, soprattutto quelli che sono un po' timorosi, no? Del mercato azionario. Quindi posso andare a investire sull'azionario, ad esempio sull'obbligazione yield oppure dei paesi emergenti, con una maggiore tranquillità, perché le fasi di ribasso e di volatilità vengono volte poi a mio vantaggio. Dati tutti questi aspetti positivi, ovviamente abbiamo un minore impatto dell'emotività, quindi quello che è chiamato il capitale psicologico è meno sottoposto a stress rispetto ad altre, no, strategie di investimento. L'aspetto dell'emotività però la vediamo anche tra le criticità. Perché? Perché, come tutte le soluzioni di investimento, ha dei pregi e dei difetti. Allora, partiamo dai difetti, riprendiamo da qui, riprendiamo dal rischio emotività. Da un punto di vista operativo è vero che essere diventato un investitore disciplinato, avere delle scelte che sono oggettive, che sono automatiche, ci permette di limitare lo stress, limitare il mal di pancia. Però è altrettanto vero che i mercati hanno delle fasi particolari a volte, delle fasi in cui scendono in modo molto marcato e quindi è naturale avere ansia e avere paura, oppure a volte sono fasi sfacciatamente impostate al rialzo, dove qualsiasi sottostante sale. Ecco, in queste fasi di particolare euforia, ovviamente anche qui subentrano delle tentazioni, no? Quando il mercato scende e c'è paura, il rischio è quello di interrompere il piano, di vendere le quote, quindi sospendo il piano, addirittura esco dal mercato perché penso che il ribasso non terminerà mai, no? Quindi la paura mi fa ragionare con la pancia e non con la mente, prendendo una decisione sbagliata. Ma la stessa cosa capita a causa anche dell'euforia. Quindi c'è una fase rialzista, sto guadagnando bene, sono tentato dal monetizzare quel guadagno. Il piano d'accumulo è iniziato da 6 mesi, 12 mesi, sto guadagnando, lo monetizzo, anche se idealmente era un piano d'accumulo che doveva avere una durata di 20 anni, no? Quindi attenzione, perché comunque l'emotività, per quanto sia minore, è sempre presente, quindi dobbiamo sempre mantenere fede pedissequamente al nostro piano di investimento in ogni contesto di mercato. Quindi paura e ribasso, rialzo di euforia, noi dobbiamo mantenere la barra dritta.
e continuare i nostri acquisti con la cadenza e con l'importo che abbiamo predefinito. Altro aspetto critico, che in realtà è una constatazione più che un aspetto critico, però bisogna esserne coscienti, è che dobbiamo accumulare una strategia di medio-lungo periodo. Questo vuol dire che noi la dobbiamo gestire, ma soprattutto analizzare con gli occhiali del lungo periodo. Quindi non ha nessun senso iniziare il piano d'accumulo e dopo 6, 12 mesi, un anno e mezzo, quello che è, andare a analizzarne i risultati. È una finestra temporale troppo breve, priva di ogni significato. Può avere un significato emotivo per l'investitore non esperto, ma da un punto di vista operativo e della pianificazione finanziaria è una finestra temporale assolutamente non congrua. Quindi non guardare mai risultati di breve periodo e soprattutto non analizzare le singole fasi di mercato, no? Quindi concentrarsi come sta andando solo in questa fase di mercato rialzista o solo in questa fase di mercato ribassista, no? L'orizzonte temporale deve essere di lungo periodo perché deve riflettere fondamentalmente quelle che sono le normali dinamiche del mercato. Un mercato che sale, scende, ma sul lungo periodo sale. Questo perlomeno è sempre capitato sugli indici azionari globali. Quindi usiamo gli occhiali di lungo periodo per gestire e soprattutto per analizzare i risultati. Altro aspetto importante è quello di verificare, dopo lo approfondiamo nel dettaglio con qualche numero, l'incidenza di quelli che sono i costi delle commissioni di negoziazione. Noi per comprare e vendere degli ETF, dei fondi, degli ETF in questo caso, paghiamo delle commissioni alla nostra banca e quindi tutte le volte che noi attiviamo un piano d'accumulo, piccola che sia, paghiamo una commissione. Ecco, le commissioni sono un costo e questo co costo può erodere significativamente la nostra performance se questi costi non sono contenuti, come vedremo dopo. Quindi occorre trovare un buon compromesso tra l'incidenza dei costi e l'importo monetario e la frequenza con cui andiamo a operare. L'ultima criticità, ne parleremo come ultimo argomento di questa sera, è la famosa exit strategy, cioè il rischio che un eventuale ribasso dell'asse su cui noi abbiamo costruito il PAC in prossimità del nostro traguardo temporale, quindi stiamo per andare in pensione, abbiamo bisogno del capitale per colmare il gap pensionistico, ecco cavolo, 12 mesi prima che scatti la nostra sospirata pensione, il mercato azionario ha perso il 50%, quindi il nostro piano di accumulo ha subito un drawdown che può essere anche significativo e quindi può anche mettere in dubbio la capacità di soddisfare almeno in parte l'obiettivo finanziario. E quindi il concetto è che all'avvicinarsi dell'ottica del traguardo temporale, diciamo così, del nostro piano di accumulo, dovremmo iniziare a modificare il portafoglio, il piano, se vogliamo, in modo tale che andiamo a proteggerci da eventuali ribassi significativi dell'asset. Quindi riduciamo il rischio in pratica di portafoglio man mano che passa il tempo, in modo tale che quando siamo in prossimità dell'obiettivo siamo effettivamente in grado di soddisfarlo. A questo punto, un attimo che bevo. Guardo un attimo intanto anche le domande. Ok, stavo guardando se c'erano delle domande particolari, ma per quello che vedo sono decine, più o meno dovrebbe essere tutto ok. Ok, dicevamo, a questo punto concentriamoci sul implementare un piano d'accumulo. Allora, se noi vogliamo implementare un piano, fondamentalmente dobbiamo compiere una serie di passaggi. Dobbiamo definire l'importo monetario che desideriamo investire, la frequenza con cui lo vogliamo investire, la durata. Dobbiamo scegliere lo strumento finanziario, scusatemi, più efficiente per soddisfare l'obiettivo e poi dobbiamo capire come gestire la posizione con l'exit strategy che dicevamo prima.
Partiamo un po' dal mettere i puntini sulle i a tutti questi aspetti. Partiamo dal primo, che è l'importo monetario. Qui siamo nel campo ovviamente del soggettivo, cioè il quanto investire dipende ovviamente da quella che è la capacità di risparmio del singolo investitore. Però l'idea generale è quella che sarebbe utile riuscire a risparmiare almeno un 10% sullo stipendio. Quindi se lo stipendio è di 2.000 euro, ecco, riuscire a risparmiare tutti i mesi almeno 200 euro. Questa sarebbe la regola generale. Nell'andare a definire, no, la nostra capacità di risparmio e poi di conseguenza l'importo monetario da destinare al piano d'accumulo, ecco che è molto utile fare quello che viene chiamato il conto economico oppure anche il budget di spesa, quindi tenere traccia proprio delle spese a livello personale o a livello familiare, no? In modo tale da cercare di capire quali sono le nostre entrate, quali sono le uscite, soprattutto se c'è la possibilità di andare a tagliare delle spese inutili o delle spese che possono tranquillamente essere ridimensionate senza cambiare il nostro tenore di vita. L'esempio più banale che così mi viene in mente al volo è il cambio, l'abbonamento del cellulare. Passo da TIM a Vodafone perché ha le stesse condizioni, passo da 25 euro al mese a 10 euro al mese, sono numeri a caso, giusto per dare un'idea. In questo modo è utile fondamentalmente per andare a cercare, no, di risparmiare un attimo. Attenzione però a un altro dato. Quando noi andiamo a considerare la nostra capacità di risparmio, dobbiamo innanzitutto tenere conto di che cosa? Che questa capacità di risparmio non deve penalizzare il nostro tenore di vita, perché magari se siamo particolarmente stretti, rispettiamo il piano un mese, 2 mesi, 3 mesi, ma sul lungo periodo poi non riusciamo a essere costanti. Quindi consideriamo il nostro tenore di vita, consideriamo il nostro stile di vita e calcoliamo la rata. L'importo monetario in funzione di quello che possiamo effettivamente investire togliendolo alla nostra spese di vita per il coso. E non dimentichiamoci che a livello di risparmio dobbiamo tenere comunque una piccola parte per quelle che sono le spese impreviste, no? O per quelle che sono le spese prevedibili ma future. Devo cambiare la macchina fra un anno, ecco, pian pianino mi organizzo per tempo. Qui vedete un esempio, questo è un esempio reale di un mio amico fondamentalmente, ha circa la mia età, 45 anni, convive e ha una figlia, una bimba. Allora, lui ha 1.800 euro di stipendio, di affitto paga 600 euro, qui trovate 300 perché ovviamente convivendo fanno a metà con le spese, no? Quindi fondamentalmente la sua entrata è lo stipendio, 1.800, a cui va a togliere fondamentalmente tutta una serie di costi, quindi l'affitto, le utenze, la scuola della bimba, le spese della macchina, il cellulare, l'alimentazione, i vestiti, i viaggi, eccetera. E fondamentalmente scopre che tutti i mesi può investire, ha una capacità di risparmio di 500 euro. Ecco, in questo caso la sua scelta è stata, secondo me, corretta, di andare a attivare un piano d'accumulo di 400 euro. Quindi sui 500 di risparmio, 400 li investe in un piano d'accumulo e 100 li tiene per le emergenze oppure per quelle che possono essere le spese, il fondo emergenze fondamentalmente, oppure per le spese prevedibili, no? Il cambiare la macchina fra qualche anno, eccetera. Poi abbiamo la frequenza con cui andare a impostare il nostro piano. Allora, le frequenze più utilizzate in realtà sono tre: l'acquisto mensile, bimestrale o trimestrale. Qualcuno utilizza anche un acquisto ogni 4 mesi, ogni 6 mesi, ma in realtà oltre il trimestrale in genere si perde un po' la logica dell'acquisto ricorrente del piano d'accumulo. Qualche autore leggo che sostiene che anche un acquisto annuale sia da considerare un piano d'accumulo. Forse sì, è comunque un accumulo di capitale, però diciamo che se andiamo a effettuare dei test, notiamo che effettivamente se noi lavoriamo su base mensile, bimestrale o trimestrale, troviamo delle soluzioni di investimento più efficienti, quindi un accumulo migliore e un rendimento superiore rispetto a investimenti effettuati ogni 6 o 12 mesi, no? Quindi la frequenza consigliata è mensile, bimestrale o trimestrale. C'è grossa differenza tra l'uno e l'altro? La risposta è generalmente no. Qui vediamo una simulazione dove abbiamo un piano di accumulo mensile, un piano di accumulo trimestrale. Siamo partiti sempre dal 2000 ad oggi, quindi stiamo parlando di un 20 anni
comodi dove tutti i mesi oppure tutti i trimestri abbiamo investito la stessa quantità di denaro, ogni mese 100 euro oppure ogni trimestre 300 euro. I risultati, vedete, si vedono anche a occhio da questa equity line, vedete le due linee del piano d'accumulo e della. Scusate, mensile e trimestrale sono, vedete, assolutamente sovrapponibili tra loro, e quindi insomma questo significa che da un punto di vista proprio di performance non ci sono grosse differenze. Vedete, il capitale finale è leggermente superiore a vantaggio dell'ingresso trimestrale, ma stiamo parlando di 1000 euro su 135-136 mila. Il tasso intero di rendimento è assolutamente simile, 11,66 contro 11,64. Il drawdown è importante ed resta sempre invariato, resta il medesimo. Quindi, da un punto di vista operativo, in termini di performance, non ci sono grosse differenze tra una soluzione piuttosto che l'altra. Quello che cambia, che cos'è? È ovviamente l'incidenza dei costi, perché se noi lavoriamo su base mensile paghiamo la commissione di acquisto tutti i mesi, se lavoriamo su base trimestrale ne paghiamo invece una su tre, quindi abbiamo un terzo dei costi commissionali, e questo ci permette ovviamente di ridurre l'impatto commissionale, lo vediamo più tardi. Però questa è l'unica differenza, che non è comunque banale, quella del contenimento dei costi delle commissioni di negoziazione, però il dato di fatto è quello. Per il resto, grosse differenze non ci sono. C'è il tema, dicevamo, dell'incidenza delle commissioni di negoziazione. Allora, probabilmente anche qui lo sapete tutti, però visto che ci sono sempre molti amici neofiti che mi seguono, giusto chiarire. Tutte le volte che noi compriamo un prodotto finanziario come gli ETF, che sono l'oggetto poi del piano d'accumulo che vedremo questa sera, dobbiamo passare attraverso l'operatività della banca, e la banca, per fare questa operazione di acquisto e poi tenere traccia all'interno del deposito titoli della nostra posizione, chiede una commissione di negoziazione. Ora, le banche tradizionali hanno costi di commissioni più alti rispetto alle banche online, ma anche tra le banche online, sebbene con costi minori, abbiamo una grossa varietà di listino prezzi, diciamo così, quindi ci sono anche tra le banche online quelle più care e quelle più economiche. Il dato di fatto è che comunque per comprare e attivare un piano d'accumulo noi dobbiamo pagare le commissioni di negoziazione. Le commissioni di negoziazione sono un costo, e il costo è certo, mentre il rendimento no. Quindi, da un punto di vista operativo, soprattutto sul medio-lungo periodo, limitare l'incidenza delle commissioni è buona cosa, una cosa molto saggia, perché dicevo, incide sulle performance. Dal mio punto di vista, l'ideale sarebbe, se possibile, riuscire a mantenere questa incidenza delle commissioni rispetto alla rata periodica di investimento attorno allo 0,5%, quindi non andare oltre lo 0,5%. Più è basso questo valore, e meglio è. Come si calcola? Beh, l'esempio è molto semplice: se io attivo un piano d'acquisto mensile di 100 euro e pago 2,95 euro di commissione sui 100 che vado ad investire, beh, di fatto sto pagando il 2,95%, quasi il 3% in termini di incidenza delle commissioni, che è un valore elevato. A questo punto, che cosa posso fare? Beh, posso ad esempio aumentare la rata, e se invece di 100 investo 300, la commissione magari può essere sempre 2,95, oppure posso, in questo caso ho fatto la simulazione prima, 2,95 la simulazione con Fineco, scusatemi, 1,50 la commissione variabile con il minimo appunto di 1,50 di diretta. In questo caso, vedete, l'ammontare dell'incidenza sarebbe uno 0,5%. Quindi in questo modo io calcolo l'incidenza della commissione e sono in grado di verificare se è minore di 0,5 o se è maggiore. Se è maggiore, bisognerebbe trovare una soluzione alternativa. Fra un attimo vediamo che cosa possiamo fare. Altrimenti, se è 0,5 o anche meno, siamo a posto, dovrebbe essere ok. Comunque, il concetto è: verificate sempre quanto la vostra banca chiede in termini di commissioni e calcolate sempre l'incidenza, no? Perché è un costo significativo che alla lunga erode. Che cosa possiamo fare per limitare questa incidenza? Beh, di base le soluzioni sono due. La prima è quella di andare a modificare la frequenza degli acquisti, cioè rallento la frequenza. Invece di comprare tutti i mesi, compro ad esempio una volta ogni 3 mesi, quindi ogni trimestre, no?
E quindi, oppure ogni bimestre, insomma, comunque rallento. Quindi invece di comprare i 100 euro al mese, vado a comprarne 300, in modo tale che la commissione, in questo caso ho messo sempre quella minima di diretta di 1,50, mi permette di avere, vedete, una significativa riduzione del costo, perché nel primo caso su 100 euro l'incidenza dell'1,5, su 300 euro è uno 0,5, che è un valore assolutamente, dicevamo, congruo. Oppure posso fare una seconda soluzione, che è quella di andare a lavorare con che hanno le offerte commerciali, no? Che periodicamente le banche online forniscono. E qui fondamentalmente abbiamo due ipotesi. La prima è quella di avere delle commissioni ridotte se attiviamo il piano di accumulo automatizzato. Il caso, ad esempio, di Fineco. Fineco normalmente chiede 19 euro ad eseguito se effettuiamo l'acquisto noi manualmente. Poi dipende sempre da che fascia di clienti siamo, però ipotizziamo 19 euro che la commissione entry level della maggioranza dei clienti. Se però attiviamo ETF Replay, che è il piano di acquisto automatico del PAC, ecco che la commissione sul singolo ETF diventa 2,95 euro, che è un risparmio decisamente significativo. Quindi possiamo usare commissioni ridotte se attiviamo un piano d'accumulo, oppure alcuni intermediari periodicamente hanno delle promozioni. Ad esempio, in questo momento Direct Sim ha alcuni ETF che propone, grazie a un accordo insieme alla società che emette questo ETF, che è la Lyxor, la possibilità di, per l'investitore di negoziare questi prodotti a commissioni zero. Quindi se attivi il piano automatico di acquisto su alcuni ETF della Lyxor, in questo caso Directa non ti applica commissioni, quindi commissione zero. In questo caso quindi puoi comprare anche tutti i mesi senza stare a cambiare la frequenza bimestrale o trimestrale, perché la commissione è zero. Attenzione però, perché generalmente le offerte commerciali, sia quelle applicate come in questo caso che vi ho appena descritto agli ETF, sia quelle che magari vengono applicate dai fondi comuni di investimento, sono temporanee, quindi possono durare magari anche mesi, anche anni, ma generalmente hanno comunque una scadenza, e quindi bisogna sempre stare un attimo sul pezzo e verificare che siano sempre in essere. Ad esempio, in questo periodo molte società di gestione fondi stanno facendo politiche, spesso e volentieri strizzando l'occhio al marketing, in realtà, dove fondamentalmente vanno a enfatizzare che in questo momento storico ti permettono di attivare un piano d'accumulo senza costi di ingresso, senza costi di uscita, penali varie, eccetera, no? Anche questo, attenzione, perché è temporaneo, prima o poi torneranno a condizioni diverse. Altro aspetto importante da sottolineare è la durata del nostro piano di accumulo, e qui fondamentalmente siamo nel campo del soggettivo, ma qui chi detta la linea è l'obiettivo finanziario, cioè la durata deve essere in linea con l'obiettivo finanziario. Faccio un esempio declinato su di me, no? Mia figlia, nata da pochi mesi, ovviamente io ho attivato un piano di accumulo per lei per quando avrà la maggiore età, quindi dovrà andare all'università o fare le sue dinamiche di vita. E quindi idealmente il mio obiettivo temporale, cioè l'ottica temporale, mettiamola così, dell'obiettivo finanziario è la maggiore età, quindi quando avrà 18-20 anni. Quindi in questo caso la durata del piano di accumulo che ho attivato è idealmente 18-20 anni. Ma questa va calibrata nel caso personale. Immaginate il caso, no, di un, boh, immagino, di una persona immaginiamo di 30 anni, no, che ha in mente di andare in pensione a cavallo di 65 anni, quindi vuole accumulare denaro per la pensione. Quindi ipotizzando di andare in pensione a 65 anni, di avere la pensione oggi 30 anni, ovviamente significa che in questo caso la durata del piano d'accumulo sarà 35 anni, no? Questo è il dato. Quindi la durata è in funzione dell'ottica temporale del nostro obiettivo finanziario che vogliamo andare a perseguire. Attenzione a un dato: dal mio punto di vista, il piano d'accumulo, da un momento che è una strategia di medio-lungo periodo, ha poca significatività se inferiore a 8-10 anni. Io direi che 10 anni, 8 anni, può stare scarso, è l'obiettivo minimo per sviluppare un piano di accumulo.
Dai 10 anni in poi, il piano d'accumulo mostra tutti i suoi punti di forza, tutte le sue peculiarità. Su un range inferiore sarei molto cauto. Quindi io sono anche abbastanza scettico su quelli che dicono attiviamo un piano d'accumulo di 3, 4, 5 anni. Dal mio punto di vista proprio, anche numeri alla mano, test che ho fatto, adesso qui non ve li propongo tutti per non appesantire il dato, si evince che si perde un po' dei punti di forza del piano d'accumulo. Quindi è una strategia di medio-lungo periodo, dagli 8, meglio ancora 10 anni in poi, è sicuramente una soluzione efficiente. Quindi questo è un dato da tenere in considerazione. Dopodiché c'è la tematica su quali strumenti finanziari andare ad applicare il piano d'accumulo, cioè quali strumenti usare per implementare il nostro piano. Io ritengo i due strumenti più efficienti siano gli ETF oppure i fondi comuni di investimento. Entrambi hanno dei pregi e dei difetti. Dopo noi declineremo tutto sugli ETF, però anche i fondi comuni di investimento, sebbene più costosi, possono essere valutati per un pack. Allora, giusto per completezza lo segnalo, anche se in realtà non l'avrei voluto scrivere, però ce lo metto. Si trovano colleghi che parlano di piani di accumulo su singole azioni o su singole obbligazioni. Ecco, io sarei cauto a parlare di piano di accumulo su singole azioni o su singole obbligazioni, perché lì si entra nel discorso del rischio specifico. Piuttosto su quegli strumenti, nel caso farei degli ingressi frazionati, lavorando sugli eccessi e cose di questo tipo. Attenzione, l'ingresso frazionato è una cosa diversa rispetto al PAC, perché mentre il PAC è una strategia di lungo periodo, dicevamo superiore ai 10 anni, l'ingresso frazionato è una cosa molto più breve, un mese, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, un anno, toh, esagero, ma comunque ha un respiro breve, no? E quindi è un concetto sensibilmente diverso. Ecco, sulle singole azioni, sulle singole obbligazioni si può lavorare con ingressi frazionati in un'ottica tattica, se così vogliamo, di portafoglio, ma non certo in un'ottica di lungo periodo. Questo perlomeno è il mio punto di vista, ma su questo sono abbastanza convinto. Se non fosse che, ripeto, andiamo anche sulle singole azioni a cogliere il rischio specifico, cioè la possibilità che l'azione su cui abbiamo accumulato vada a cambiare, no? E quindi potrebbe vanificare, no, in modo significativo la soddisfazione del nostro obiettivo finanziario. L'ideale, dicevo, sono gli ETF o i fondi comuni di investimento. Hanno dei pregi e dei difetti ciascuno. Allora, gli ETF hanno il pregio di avere dei costi in termini di commissioni di gestione annua, cioè il famoso TER, decisamente più bassi, più contenuti rispetto ai fondi di investimento. Oggi ci sono degli ETF che con lo 0,07, lo 0,10% all'anno ti permettono di gestire un asset che altrimenti attraverso un fondo di investimento costerebbe ad esempio l'1,5, l'1,80% per dare l'idea. Quindi c'è una grossa differenza in termini di costo annuale, quindi questo minore costo ovviamente significa una maggiore efficienza di performance sul lungo periodo. Però attenzione, gli ETF noi li possiamo comprare solo per quote intere, quindi una quota, due quote, tre quote. Quindi questo significa che a volte rischiamo che dei 100 euro ideali che abbiamo citato prima, no, dell'acquisto mensile, non tutti riusciamo a spenderli, no? Se io voglio comprare un ETF che quota 90, io con 100 euro tutti i mesi comprerò una quota del valore di 90 euro e mi resteranno 10 euro tutte le volte sul conto. Dovrò quindi aspettare circa 9 mesi per avere denaro per comprare una quota aggiuntiva. Quindi a volte l'efficienza della gestione della liquidità non è così elevata. Quindi costa poco come strumento, ma non posso comprare le frazioni. Poi in realtà vedete, ho messo un asterisco perché in realtà da qualche tempo fa un broker straniero, si chiama lapsus clamoroso Scalable Capital, ha fatto una partnership con Just ETF e permette l'acquisto di frazioni di ETF, ma su questo discorso ne parleremo più avanti perché farò un webinar probabilmente la prossima settimana, un video registrato proprio su quelli che sono gli intermediari, le soluzioni di investimento per comprare ETF, per attivare piani di accumulo, eccetera. Però giusto per completezza l'ho messo, è un broker estero, appena arrivato in Italia, è tutto un po' da verificare come dato, però permette di comprare frazioni di ETF. Per quanto riguarda invece i fondi, beh, il difetto principale è che hanno un costo elevato in termini di gestione.
E quindi proprio le cosiddette spese correnti, no? È difficile trovare fondi che abbiano un costo inferiore all'1,4-1,8% all'anno, però hanno il vantaggio di poter acquistare frazioni di quote, quindi posso comprare 18,26 quote, eccetera. Questo mi rende efficiente, no? Il discorso della gestione della liquidità periodica che andiamo a investire. Quindi vedete luci e ombre. Dal mio punto di vista, quello che prevale sul lungo periodo sono i costi. E quindi personalmente tendo a consigliare di usare gli ETF, però se qualcuno preferisce i fondi può applicare tranquillamente tutte le strategie dei piani di accumulo, sia quella che vediamo questa sera che quelle che vedremo nel prossimo webinar, nella seconda parte, le può tranquillamente replicare con i fondi comuni di investimento, non c'è nessun problema. Dopodiché dobbiamo capire quali sono i sottostanti che si prestano all'attivazione di un PAC. Ve lo dico subito, sono i sottostanti più volatili fondamentalmente, no? Quindi tutti quelli che hanno, diciamo, una buona volatilità, quindi, e contemporaneamente che hanno un'aspettativa potenzialmente rialzista di crescita delle quotazioni nel lungo periodo, sono asset idonei, no? Su cui andare a costruire un piano d'accumulo. Per cui abbiamo gli indici azionari, il mio preferito è il globale, sia nella versione MSCI World, nella versione All World, ma vanno bene anche gli Evergreen, no? Chiamiamoli così, come l'indice S&P 500 americano, quindi il principale indice azionario americano. Ma si può lavorare anche su panieri differenti, come ad esempio gli Aristocrats, oppure i titoli a alto dividendo, come gli High Dividend, no? Quindi quelle società, sia gli Aristocrats che i dividendi, molto focalizzate sulla distribuzione, no? High Dividend vuol dire che la distribuzione è elevata in termini percentuali. Gli Aristocrats invece il concetto è leggermente diverso, non si basa sul dividend yield, ma si basa sulla costanza e sulla crescita nel corso degli anni del dividendo. Si prestano sempre a livello azionario anche tutte quelle che sono le tematiche, no? Quindi i settoriali, tematici, megatrend, anche questi possono essere sfruttati attraverso un piano di accumulo. Possiamo lavorare in realtà anche sull'obbligazionario, soprattutto su quegli asset che sono volatili, quindi titoli di Stato, comunque obbligazioni con duration elevata, quindi con scadenza lunga, oppure quelli che sono volatili di natura, come i paesi emergenti oppure le obbligazioni high yield. E perché no, anche l'oro, tramite ad esempio un ETC sull'oro fisico, anche lui un asset volatile con un'aspettativa rialzista di lungo periodo. Per cui anche in questo caso possiamo andarli a lavorare. Quindi queste sono le tre aree, no? Indici azionari, indici obbligazionari e oro. Qui però metterei un attimo qualche puntino sulle i. Io personalmente dicevo prediligo gli ETF globali per una questione di maggiore diversificazione e di minore rischio in termini di incertezza delle performance nel medio-lungo periodo. Dopo vi faccio anche due esempi, anzi li vediamo immediatamente, no? Vedete due indici principali a livello di azionario globale sono gli ETF che replicano l'andamento dell'MSCI World, che è un indice azionario globale paesi sviluppati, e in realtà sono rappresentati 23 paesi per un totale di più di 1500 azioni. Quindi c'è anche un'azione o due, una società dovesse andare a gamba all'aria, il possessore delle quote dell'ETF non se ne accorge neanche, perché c'è una diversificazione proprio a livello numerico, a livello di paesi, che è decisamente elevata. Questo è l'andamento, questa è la performance, in realtà non l'andamento, questo è il total return performance dell'indice MSCI World. Vedete, dagli anni 70, più o meno da quando sono nato io ad oggi, un più 2450% di performance. Ora il futuro è ignoto, però vedete la tendenza rialzista di lungo periodo è quella. Oppure esistono gli indici All Worlds, che fondamentalmente si caratterizzano per investire non solo, come nel caso di prima, nell'azionario paesi sviluppati, ma per comprare anche paesi emergenti. In questo caso abbiamo più di 1600 azioni nel paniere, con, vedete, rappresentati 23 paesi sviluppati, che erano quelli di prima, più 24 paesi emergenti. Quindi abbiamo una buona diversificazione a livello geografico. Io apprezzo maggiormente queste due tipologie, no, di sottostanti per attivare un piano di accumulo. Sarei un pochino più cauto nell'utilizzare il piano d'accumulo sui
settoriali, tematici e megatrend. Perché? Perché il problema è che se abbiamo, ad esempio, 100-200 euro tutti i mesi da investire e quindi per limitare l'incidenza delle commissioni dobbiamo battezzare uno o due settori, uno o due megatrend, noi ci esponiamo al rischio, passatemi il francesismo, culo. Cioè, per fare una scelta di investimento, chi lo sa, fra 20-30 anni, quale dei vari megatrend avrà dato le performance migliori? Per cui ci esponiamo all'aleatorietà. Se siamo Paperino o Paperoga, è probabile che prenderemo gli asset che hanno performato peggio. Se siamo Gastone, troveremo il megatrend che ha svoltato, eccetera. Ma ci esponiamo al rischio. Se noi compriamo un azionario globale, questo aspetto non c'è. Quindi è vero, numeri alla mano, che i piani di accumulo si prestano anche su settoriali, tematici e megatrend, ma dovremmo comprarli tutti, cioè dovremmo diversificare ampiamente. E quindi i megatrend ce ne sono 10, ad esempio, compro ogni mese, ogni trimestre, quello che è, tutti e 10 i megatrend. In questo modo diversifico, compro la generalità. Però questo significa avere un importo monetario mensile o trimestrale elevato, un'elevata incidenza dei costi delle commissioni, quindi nel risparmiatore medio in genere questa non è un'operazione molto agevole. Se proprio si vuole perseguire una strada simile, che cosa bisognerebbe cercare di fare? Bisognerebbe cercare di trovare degli ETF, come quello che vi indico qua, vedete ANEF, che lavora su una pluralità di megatrend. Vedete, qui abbiamo società che appartengono in modo trasversale a tante tematiche, sempre tutte inerenti ai megatrend. Vedete, abbiamo la robotica, l'automazione, abbiamo il cloud, abbiamo la sicurezza informatica, la mobilità del futuro, la genomica, blockchain, social media, realtà virtuale, eccetera. In questo modo compriamo un unico ETF, attiviamo un piano comune su un unico ETF, ma che è molto diversificato a livello di tematiche. Quindi questa è l'alternativa. Comunque, se voi lavorate su indici azionari globali, in un fosso non ci andate, visto che spesso e volentieri questi piani di accumulo sono fatti per il futuro finanziario dei figli o per il proprio futuro pensionistico, ecco che avere il maggior numero di certezze è sempre utile. Allora, vi faccio quest'altro esempio sulla pericolosità di battezzare il singolo settore. Tanti anni fa si parlava dappertutto solo e soltanto di invecchiamento della popolazione. Sembrava che il megatrend migliore su cui investire, su cui si dirigeva la ricerca, la spesa delle famiglie, queste cose qua, fosse il settore dell'invecchiamento della popolazione. Quindi ti faceva vedere tutti i dati demografici, quelli dell'Occidente, dell'Italia, tutte queste cose. Tu uscivi dalla presentazione di template o cose, presentazioni che fate bene, anche quelle riservate di invito, eccetera, ed eri convinto che effettivamente quello sarebbe stato un business, quel mercato avrebbe, quel settore avrebbe sovraperformato i mercati, eccetera. In realtà, a 10-15 anni di distanza, se io vado a prendere la quotazione, la performance di un ETF sull'invecchiamento della popolazione e la paragono su un ETF azionario America o un ETF azionario globale, io scopro che in realtà quell'ETF che sulla carta doveva spaccare il mondo, che cosa ha fatto in realtà? Ha avuto una performance inferiore a fronte però di una volatilità superiore. Quindi il rapporto rischio-rendimento era decisamente a vantaggio di un azionario America o un azionario globale. Questo è un po' la criticità dei singoli settori. Quindi l'ideale è sempre quello: o li comprate tutti se avete il capitale e riuscite a tenere sott'occhio l'incidenza delle commissioni, oppure andate sul globale. Questo è un aspetto senz'altro utile. Non cercate di identificare quale sarà il settore che da qui a 20-30 anni performerà meglio, perché non lo può sapere assolutamente nessuno. Altra cosa, sempre a livello di sottostanti, allora attenzione, perché contrariamente a quello che si dice, si pensa, anche a livello di PAC, la diversificazione premia, la diversificazione tra asset class. Intendo, cioè nell'immaginario collettivo i piani di accumulo più efficienti sono quelli 100% azionari. In realtà non è proprio così. Anzi, se uno va a vedere le statistiche degli ultimi 20 anni, i piani di accumulo ibridi, quindi
Quindi quelli composti sia da obbligazioni che da azioni hanno avuto un rapporto rischio-rendimento decisamente più efficiente. E quindi da un punto di vista operativo, per determinate categorie di persone che vogliono, devono contenere in base alla loro pianificazione finanziaria il grado di rischio, che hanno un'ottica temporale non troppo avanti, eccetera, ecco che la diversificazione anche tra asset class all'interno del piano accumulo è senz'altro utile. Quindi, ad esempio, potrei unire azionario e obbligazionario. 200 euro al mese, 100 su un ETF azionario, 100 su un ETF obbligazionario. Volendo, potrei anche, no, utilizzare l'oro fisico, quindi un ETC sull'oro fisico. Giusto per dare risalto, no? Andiamo a cercare di capire quali potrebbero essere stati, quali sarebbero stati i risultati di questi due piani di accumulo diversificati, quindi azioni più obbligazioni, azioni, obbligazioni e oro, per vedere un attimo, numeri alla mano, no, di che cosa stiamo parlando e perché c'è una maggiore efficienza a livello di rapporto rischio-rendimento rispetto a un pack 100% azioni. Allora, se io prendo un attivo, scusatemi, un piano d'accumulo, 100 dollari tutti i mesi, uno sull'ETF azionario e 100 dollari al mese sull'ETF obbligazionario con scadenza medio-lunga, quindi titoli di Stato americani in scadenza, ad esempio, superiore ai 20 anni. E una volta all'anno ribilancio i pesi, perché ovviamente se io compro due asset diversi devo ribilanciare i pesi. In questo caso 50-50, ogni anno riporto 50-50. Si fa presto a ribilanciare perché essendo un piano d'accumulo io uso la liquidità per ribilanciare i pesi, quindi ho anche una maggiore efficienza a livello di minori commissioni. In ogni caso, questo piano d'accumulo da 200 dollari al mese, dal 2003 ad oggi, all'aprile del 2022, avrebbe generato questa equity line che vedete in sfondo, con un rendimento analizzato dell'8,5-8,40%, con un drawdown, vedete, del 18%. Se vi ricordate i dati che abbiamo visto prima, riferiti a un piano d'accumulo 100% azionario, il rendimento, il TIR, era leggermente superiore, ma il drawdown era del 50%. Qui stiamo parlando di un rendimento leggermente inferiore, ma di un drawdown, cioè di un rischio che si è ridotto più che della metà, cioè un terzo quasi. E quindi, se noi andiamo a calcolare il rapporto rischio-rendimento, questo piano d'accumulo ibrido, passatemi il termine, equipesato sarebbe più corretto dire, senz'altro si è dimostrato più efficiente. Stessa identica cosa, questo è il drawdown. Stesso identico discorso, se io, scusate un attimo, che avevo. Stesso identico discorso, dicevo, se io avessi creato un piano d'accumulo equipesato, cioè lo stesso importo monetario tutti i mesi, su obbligazionario scadenza lunga, azionario e oro fisico, sempre tramite l'ETC. Anche in questo caso avrei ottenuto un rapporto rischio-rendimento decisamente più interessante. Perché vedete, il rendimento è leggermente più basso, il TIR è del 7,70-7,80, mentre il massimo drawdown è del 16%, mentre prima il 100% azionario era del 50, se vi ricordate. Quindi anche in questo caso il rapporto rischio-rendimento è a favore di una diversificazione. Quindi quando vi dicono che il piano d'accumulo è solo sull'azionario, non è vero. I numeri ci dicono altro. Ora, è tutto questione di obiettivo finanziario, di ottica temporale del singolo investitore, quindi di pianificazione. Se io ho un piano d'accumulo per i miei figli che hanno un orizzonte temporale di 20, 30, 40 anni, beh, allora sì, sicuramente in quel caso un 100% di azionario ha senso, perché comunque sul lungo periodo la performance superiore ce l'avrà lui. Ma se io ho un orizzonte temporale più basso, ho un grado di rischio più basso e non posso permettermi di lisciare, passatemi il termine non tecnico, e di soddisfare l'obiettivo finanziario, beh, sicuramente andare a lavorare con un piano d'accumulo che sia diversificato tra asset mi rende le cose molto più semplici in termini di rapporto rischio-rendimento. Corro un rischio minore ed è più probabile di conseguenza che io riesca effettivamente a soddisfare l'obiettivo finanziario. Dopodiché c'è il discorso, no, che dicevamo, ok, se io volessi diversificare a livello di
asset allocation, come potrei equilibrare i pesi? Qui ci sono tante formule che si possono utilizzare, alcune sono anche abbastanza complesse, no? Però il dato di fatto è sempre quello, cioè battezzare la quota azionaria. Sulla quota poi azionaria, di conseguenza, si va a calcolare il valore della quota obbligazionaria. Quindi la prima domanda da porsi è: qual è il rischio che voglio correre? Il rischio lo attribuisco all'asset più volatile, cioè all'asset azionario. Una volta che ho definito quello, di conseguenza calcolo il peso dell'obbligazionario. Qui dicevamo siamo nel campo del soggettivo, quindi dipende tutto dalla pianificazione della singola persona. Però c'è una formula, dicevo, una formula che vediamo adesso è una formula pane e salame, no? Una formula molto semplice, che però ci permette di ottenere un risultato che è assolutamente in linea con formule più complesse. La domanda da porsi è molto semplice: qual è l'ottica temporale del mio investimento, cioè del mio obiettivo finanziario? Una volta che io ho identificato il numero della mia ottica temporale, inteso in anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni, eccetera, io che cosa faccio? Prendo quel numero e lo moltiplico per 5, che è un fattore di rettifica. Esempio, se la mia ottica temporale è 10 anni, io moltiplico 10 per 5 e trovo 50%. Questo 50% è il peso da attribuire all'azionario all'interno del portafoglio. Di conseguenza, il peso dell'obbligazionario sarà 100 meno 50%. Quindi, attraverso questa formula, io posso declinare una serie di asset allocation. Allora, se la mia ottica temporale, qui ce l'ho messa per completezza, ma ripeto, per me il piano d'accumulo è dai 10 anni in su. Comunque, se il mio piano d'accumulo fosse di 5 anni, allora 5 per 5 è 25, all'azionario attribuiamo un 25% di peso, un 75% all'azionario. Un 10%, scusatemi, un 10 anni di ottica temporale significa un 50%, un 15 anni significa un 75% di peso, dai 20 anni in su conviene 100% azionario. Quindi questa è una formula semplice per determinare il peso della componente azionaria all'interno di un piano di accumulo. Vedete che è tutto in funzione dell'ottica temporale. C'è anche un'altra motivazione per cui c'è una motivazione anche per cui è in funzione dell'ottica temporale ed è il cosiddetto periodo di recupero, cioè quanto ci mette, numeri alla mano, sempre misurati nel passato, ma quello che noi abbiamo, un ETF azionario a tornare a pareggio dopo una fase di drawdown. Mediamente il tempo è di, adesso la media non me la ricordo, però come si chiamano, i periodi più lunghi sono stati anche di 10-13 anni, no? Quindi è capitato che alcuni indici, anche parliamo dell'azionario mondiale, l'America, cose di questo tipo, per tornare a pareggio, il Nasdaq, eccetera, per tornare a pareggio hanno impiegato anche 10-13 anni. Quindi da questo punto di vista ecco perché è spiegata che l'ottica temporale è un dato molto importante per stabilire poi il peso dell'azionario all'interno del portafoglio. Se noi volessimo introdurre anche l'asset oro, ecco che potremmo andare a declinare i pesi nel modo che vedete in questo momento in sfondo. Quindi vedete che il dato saliente è sempre che all'aumentare dell'ottica temporale possiamo aumentare, vedete, il peso dell'azionario, di conseguenza anche il peso dell'oro, che sono due asset volatili, e ridurre fondamentalmente il peso dell'obbligazionario. Ovviamente durante la exit strategy, ve lo spoilerò, ma poi lo vedremo, dovremo fare esattamente il contrario. Cioè, man mano che ci avviciniamo alla scadenza del nostro piano d'accumulo, per cui quel denaro ci servirà per soddisfare l'obiettivo finanziario, lo dobbiamo tutelare e per tutelarlo dobbiamo fare il passaggio contrario, dobbiamo ridurre il rischio, quindi ridurre la componente azionaria e aumentare la componente obbligazionaria. Lo strumento, dicevo, più efficiente che io utilizzo per i piani di accumulo è l'ETF. Ora, che cos'è l'ETF? Ve lo descrivo in modo molto sintetico. ETF è un acronimo, Exchange Traded Fund, è tecnicamente un fondo comune di investimento che si caratterizza per essere a gestione passiva, per avere
una quotazione in tempo reale sul mercato regolamentato, ad esempio borse italiane, per avere un terzo, un costo di gestione annuo percentuale estremamente contenuto. Ora, se io lavoro con un piano d'accumulo in ETF, ho due vantaggi a livello di diversificazione. Il primo è a livello di assenza di rischio specifico, perché fondamentalmente l'ETF è un paniere ampiamente diversificato a livello di emittenti di singole azioni, e quindi primo, diversifico a livello di emittenti ed elimino il rischio specifico. Secondo, l'ETF non può fallire, e questo è un altro aspetto decisamente positivo. In più, diversifico anche a livello, se ci pensate, di timing operativo, perché essendo un acquisto ricorrente, io compro tutti i mesi, tutti i trimestri, quella che è la frequenza, e quindi in questo modo anche qui vado a diversificare la fase di ingresso. Ora, questa descrizione è estremamente sintetica. Se volete approfondire il mondo degli ETF, vi ricordo che questa è la quinta lezione del corso gratuito. Ci sono già quattro lezioni caricate sul mio canale YouTube, a cui, ripeto, vi consiglio di iscrivervi. Quindi su YouTube cercate Gabriele Bellelli, trovate il mio canale, è gratuito e potete rivedervi la prima, la seconda, la terza, la quarta lezione. In più vi segnalo anche un webinar interessante che ho fatto con Mauro Giangrande nei giorni scorsi su quella che è la copertura del rischio cambio di un ETF. Ci sono alcune caratteristiche, alcune cose che non trovate da nessun'altra parte, cioè sui testi, libri, corsi, eccetera. Non ci sono alcuni passaggi che sono stati trattati in quel video. In più, se volete approfondire ulteriormente, vi ricordo che ho scritto un libro sugli ETF, edito da EPI, si chiama Investire con gli ETF. Ok, a questo punto quindi abbiamo capito che lo strumento che noi utilizzeremo per implementare un piano d'accumulo è l'ETF. A questo punto bisogna capire come faccio a selezionare l'ETF. Ora, io su questo argomento, criteri di selezione ETF, ho già fatto un video che trovate sempre sul mio canale YouTube. Però qui questa sera ci concentriamo sulla selezione proprio in ottica piano d'accumulo, perché ha alcune caratteristiche particolari. Allora, partiamo da quelli che sono i punti su cui focalizzare l'attenzione a livello di selezione di ETF più efficienti, specifici per attivare un piano d'accumulo. Quelli che, se me li richiedete, ve li mando in mail, vi mando il file Excel, no, con la mia selezione. Allora, primo, dobbiamo capire come gestire i proventi, se usare un prodotto d'accumulo o a distribuzione dei proventi. Bisogna capire se usare un prodotto a cambio aperto o a cambio chiuso. Se ha un'incidenza il valore della quota dell'ETF, il discorso del costo annuo, il discorso della liquidità, il discorso della tipologia di replica e anche della tipologia di ETF. Forse la tipologia di ETF andava messa in cima, ma vabbè. Qui lo vediamo per ultimo, last but not least, potremmo dire. Partiamo dal primo. Allora, non ho il minimo dubbio che a livello di gestione dei proventi, per attivare un PAC, bisogna orientarsi verso un prodotto ad accumulo dei proventi, quindi un ETF che non distribuisce cedole, non distribuisce dividendi. Tutti i proventi generati dalle azioni, dalle obbligazioni in pancia all'ETF vengono automaticamente reinvestiti. Questo ovviamente farà sì che si andrà a reinvestire il lordo, e questo ovviamente ti permette di cumulare gli interessi, la composizione degli interessi in modo decisamente efficiente. Quindi il procrastinare in avanti il pagamento delle imposte, reinvestire il lordo sul lungo periodo ti permette di massimizzare il rendimento e di rendere più efficiente anche da un punto di vista fiscale il risultato operativo. Qui faccio sempre vedere questa slide, l'abbiamo già vista anche in un precedente webinar, ma fa l'esempio tra due ETF, uno d'accumulo e una distribuzione, no? Quindi diamo la parola ai numeri, no? Immaginate due gemelli che vanno in banca lo stesso giorno a investire entrambi 10.000 euro. Comprano lo stesso prodotto con lo stesso sottostante, quindi esempio entrambi, ad esempio, un indice azionario globale. Però il primo fratello compra la versione d'accumulo, il secondo la versione di distribuzione dei proventi. Quindi è lo stesso prodotto, la stessa quantità di denaro, lo stesso giorno. Semplicemente uno non percepisce cedole, quello che compra il prodotto d'accumulo, l'altro percepisce una cedola periodica su cui pagherà le imposte e andrà a investire il capitale. Quindi entrambi 10.000 euro. Ipotizziamo nella simulazione che il tasso di crescita di questo sottostante sia del 5% all'anno.
Passano gli anni, passano 30 anni, i nostri due fratelli vanno in banca lo stesso giorno, liquidano i loro investimenti e sono convinti di avere lo stesso capitale. In realtà, la mara scoperta per uno dei due fratelli. Ora, quello che aveva optato per l'ETF d'accumulo, a scadenza, pagate le imposte, gli restano, cioè si ritrova sul conto un controvalore di 34.500 euro. L'altro fratello, che aveva optato per la versione distribuzione, pensando chissà che differenze ci sono, niente, però c'ho la cedolina plin plin che tutti i mesi o comunque periodicamente mi entra sul conto, si ritrova invece un controvalore, sempre pagate le imposte, di 29.740 euro. Ora, è una differenza malcontata di 5.000 euro. Qualcuno potrebbe dire, beh, 5.000 euro su 30 anni sono pochi. In realtà, se voi considerate e ragionate in termini percentuali, che è l'approccio corretto dal punto di vista matematico, 5.000 euro su 29 o 5.000 sui 10 iniziali è una differenza significativa in termini percentuali. Quindi questa immagine dimostra la maggiore efficienza degli ETF ad accumulo, soprattutto in ottica di medio-lungo periodo. Quindi da un punto di vista operativo, ETF ad accumulo dei proventi, punto. Soluzione più efficiente. Seconda soluzione, la valuta. Conviene optare per un prodotto a cambio aperto, quindi il cui ETF subisce l'influenza del cambio. Per fare un esempio, se io compro un ETF azionario America, con sottostante l'S&P 500, a cambio aperto, quell'ETF avrà una quotazione che è determinata contemporaneamente dall'interagire di due variabili: andamento del sottostante, cioè le azioni dell'S&P 500, e andamento dell'euro-dollaro, la valuta. Se io compro lo stesso prodotto, ma a cambio coperto, quindi hedgeato, io ho una sola variabile a determinare il prezzo di quell'ETF, che è l'andamento del sottostante, quindi delle azioni dell'S&P 500. Quindi devo optare per un prodotto a cambio coperto o a cambio aperto. Allora, premesso che dipende anche dalla tolleranza che noi abbiamo a livello di rischio, quindi dalla nostra pianificazione finanziaria, posso assumere rischio cambio in portafoglio? Se la risposta è sì, ok, posso avere la scelta. Se la risposta è no, mi dovrò orientare su un prodotto a cambio coperto. Però se ho la possibilità di scegliere, allora tutta la vita mi conviene optare con un prodotto a cambio aperto. Perché? Perché sul lungo periodo devo puntare alla riduzione dei costi. Dovete infatti sapere che la copertura a cambio è un costo che voi non trovate compreso all'interno del TER. È un costo a parte, è un costo che non viene esplicitato, è un costo che è variabile in funzione al differenziale delle valute. Un costo che può essere in alcuni momenti dell'1%, del 2%, del 2,5%, a seconda del contesto. Quindi un costo anche importante. E sul lungo periodo zavorra. Ricordatevi sempre la frase che i costi sono certi, il rendimento no. Quindi sul lungo periodo il ridurre il più possibile i costi migliora sicuramente le performance. Quindi da un punto di vista operativo io scelgo sempre ETF ad accumulo dei proventi a cambio aperto. In questo modo riduco i costi. Un altro aspetto peculiare che noi abbiamo quando andiamo a investire in un pack tramite ETF è il valore della quota. Se vi ricordate prima abbiamo detto che gli ETF hanno una criticità quando attiviamo i piani d'accumulo. Rispetto all'importo mensile che vogliamo acquistare, potrebbe capitare che rimanga sul conto una quota. Questo rende il piano meno efficiente. Facciamo un esempio. Immaginate di dover investire 100 euro al mese. Andate a scegliere un ETF per attivare il piano d'accumulo su quel sottostante, trovate due ETF gemelli, cioè emittenti diversi ma stesso sottostante. Quindi di conseguenza, essendo lo stesso sottostante, tutti e due a cambio aperto, tutti e due accumulo, hanno esattamente le stesse performance, però hanno una quotazione diversa. Perché possono avere una quotazione diversa? Semplicemente perché sono stati quotati per la prima volta in tempi diversi, quindi hanno avuto dinamiche simili ma con tempistiche diverse. Per
Per cui, nonostante questa differenza di prezzo, viaggiano comunque con le medesime performance. Se uno fa più 10, l'altro fa più 10. Se uno fa meno 8, l'altro fa meno 8. Pari. Il primo, dicevo, di questi ETF, chiamiamolo A, ha una quotazione di 20. L'ETF B, l'altro, ha una quotazione di 67. Ora, io devo investire 100 euro. Se io compro l'ETF A, io tutti i mesi comprerò 100 diviso 20, uguale 5 quote. E quindi i 100 euro li investirò interamente, avrò le 5 quote caricate nel deposito titoli e non avrò liquidità che mi avanza sul conto. Se invece opto per comprare l'ETF B, che abbiamo detto ha una quotazione di 67, io con 100 euro posso comprare una quota. Quindi compro una quota, la pago 67, ma di quelle 100 monetine che avevo destinato all'acquisto me ne restano in mano 33 che resteranno sul conto. Questa è una gestione meno efficiente della liquidità, perché io queste 33 monetine non le sto facendo lavorare fin da subito. Dovrò aspettare 2-3 mesi in modo tale che queste 33 monetine abbiano raggiunto 2 mesi, in questo caso abbiano raggiunto quei 66-67 euro che mi permettono di andare a comprare una quota aggiuntiva. Quindi quando si lavora sui piani di accumulo, il valore della quotazione di mercato dell'ETF è un valore significativo. Più è basso e più efficiente è la gestione dell'importo mensile e quindi della liquidità. Quindi da un punto di vista operativo tenetene conto perché è un aspetto molto importante, soprattutto per chi ha capitali ridotti. Se uno tutti i mesi investe 1.000, 2.000, 4.000 euro, come mi è capitato recentemente di sentire a Rimini, è chiaro che il discorso cambia, ma per la persona normale, diciamo così, questo aspetto è fondamentale. Poi, c'è il discorso del TER, costo di gestione annuale del prodotto. Qui, vabbè, ça va sans dire, no? A parità di condizioni optiamo per l'ETF con il costo annuale minore. Perché? Beh, anche qui perché i costi sono certi, il rendimento no, e quindi sul lungo periodo la riduzione dei costi è la strada da perseguire. Dopodiché c'è l'aspetto legato alla liquidità. Io consiglio sempre di lavorare su ETF molto liquidi e molto ben scambiati, fondamentalmente per due motivi. Primo, perché elimini il rischio delisting o liquidazione del prodotto. Gli ETF sono prodotti commerciali, vengono emessi perché l'emittente ci deve guadagnare e quindi guadagna dalle masse gestite, dall'attività anche del market maker. Ora, per essere quotati in borsa, fondamentalmente sono un costo per l'emittente perché c'è tutta la parte burocratica, amministrativa, la quotazione Borsa Italiana, un SPA, quindi si fa pagare per mantenere quotati i prodotti sul suo mercato. E quindi fondamentalmente se io emittente costruisco un ETF, lo quoto, pago costi burocratici, amministrativi, eccetera, eccetera, ne voglio un ritorno. Ora, se il prodotto ha poco successo, raccoglie poche masse, genera quindi pochi introiti, io posso tenere botta qualche anno, ma poi a un certo punto tirerò una riga e dico ok, lo liquido, cioè proprio non ha avuto successo, rimborso le quote, oppure magari lo delisto, cioè lo tolgo dalla quotazione sul mercato italiano e lo lascio quotato solo sul mercato tedesco, per cui chi l'avesse in portafoglio magari continua a mantenere in portafoglio, ma quando poi lo deve andare a vendere serve un intermediario che gli permette di lavorare sul mercato tedesco. Ora con le principali banche online questa in realtà non è anche una grossa complicazione, ma per chi lavora con le banche tradizionali e cose di questo tipo il discorso cambia. Quindi liquidi e ben scambiati ci permette di evitare questi rischi di listing e liquidazione. Ma in realtà c'è anche un altro discorso proprio meramente a livello di costi occulti. Anche lo spread del BU, per dire, no? Qualcuno dice, ma chi se ne frega dello spread per i piani di accumulo? In realtà fa la differenza anche quella, soprattutto considerando che il piano di accumulo è un acquisto ricorsivo. Quindi tra due ETF, uno che ha uno spread dello 0,10 e un gemello che ha uno spread dello 0,30, quello con lo spread 0,30, tutti gli acquisti ricorrenti ogni mese, ogni trimestre, è uno 0,20 in più. Sembra poca roba. Ma se uno fa i conteggi, si prende lì, si mette un file Excel, fa tutte le varie simulazioni di queste cose qua, vede che alla lunga cuba anche questo. Quindi da un punto di vista operativo, prodotti sempre liquidi e ben scambiati. Quando è che possiamo definire liquido? Qui abbiamo dei minimi sindacali. Per
Quindi, dal mio punto di vista, sopra i 500.000 euro di controvalore medio scambiato quotidianamente, ecco che l'ETF è sufficientemente liquido. Quindi, se scambia tutti i giorni più di 500.000 euro di controvalore, è liquido. Ed è liquido anche se lo spread del book è minore di 0,10. Che cos'è il controvalore? Per chi non lo sapesse, si calcola moltiplicando la quotazione di mercato per il numero di pezzi. Di pezzi scambiati, no? Se un ETF costa 67 e ha scambiato, non so, 10.000 pezzi, quel giorno avrà avuto un 67 per 10.000 uguale 670.000 euro di controvalore. Quindi io desidero un controvalore superiore a 500.000 euro. Io non uso come riferimento le dimensioni, cioè le masse gestite dagli ETF, no? Qualche collega parla di è un prodotto liquido se scambia almeno, cioè ha delle dimensioni, scusatemi, superiori ai 500 milioni di gestito, cose di questo tipo. E quello per me è un dato da prendere con le pinze, perché è vero che le masse gestite sono importanti, sono elevati, magari, ma quelle masse sono la somma del prodotto quotato su tutti i mercati. Quindi potrebbe capitare che quel prodotto è molto liquido in Germania, in Svizzera, o sul mercato della borsa parigina, ad esempio, ma poco scambiato in Italia. Oppure potrebbe essere il contrario, molto scambiato in Italia e poco scambiato in Germania. Quindi io preferisco il dato del controvalore perché lo vado a rapportare su borsa italiana e quindi sono sicuro che quel prodotto che sto negoziando su borsa italiana è scambiato. Quindi non guardo le dimensioni, le masse gestite, ma guardo il controvalore. Dopodiché, c'è un altro discorso, qui secondo me passa un po' in secondo piano, ma è comunque utile da citare, il discorso della tipologia di replica, no? Cioè come fa un ETF a replicare l'andamento del sottostante? Abbiamo due soluzioni, o la replica fisica, dove cioè l'ETF compra effettivamente in modo diretto e materiale quelle che sono le azioni, le obbligazioni che compongono il paniere di riferimento, no? Del benchmark. Oppure uso una replica sintetica, in questo modo attraverso un contratto swap, un contratto derivato di scambio, mi scambio la performance con una controparte. Ora, questa seconda tipologia chiamata replica sintetica è più rischiosa da un punto di vista rispetto alla replica fisica, perché mi espone, anche se può, per poco, per un massimo del 10%, al rischio controparte. Quindi se io voglio essere più tranquillo possibile, quindi ridurre il rischio operativo di portafoglio, opto per un ETF a replica fisica. Qui è un discorso non tanto di selezione del prodotto più efficiente per il PA, che è proprio un discorso di pianificazione finanziaria. Se voglio ridurre il rischio, gli ETF a replica fisica, scusatemi, sono quelli da privilegiare. Altra caratteristica, la tipologia. Beh, i piani d'accumulo vanno costruiti con prodotti che siano long e che siano senza leva. Long vuol dire che assume una posizione rialzista sul sottostante, quindi che guadagni se il sottostante sale. Quindi compro un ETF sull'S&P 500 long, il mio ETF salirà se l'S&P 500 aumenterà di prezzo. E li voglio senza leva, perché? Perché in questo modo elimino il rischio compounding, cioè il rischio dell'interesse composto. Perché sul multi-day la replica della performance non è fedele. Quindi ETF long, rialzisti e senza leva. In più, possibilmente optate per i prodotti armonizzati, cioè quelli che sono conformi a tutte quelle che sono le varie direttive UCITS europee. Quindi tutti quelli che trovate quotati su borsa italiana o sulle borse italiane vanno assolutamente in questa direzione, sono armonizzati. Andrei a evitare tutti i prodotti non armonizzati, soprattutto se non lavorate in dichiarativo, se non siete professional, cose di questo tipo. Ovviamente, se vi consiglio di lavorare con gli ETF long e senza leva, sarà senza dire anche in questo caso che vi sconsiglio di lavorare con gli ETF short, quindi non c'è cosa più sbagliata di applicare un pack su un ETF short, perché l'effetto compounding vi macera, e al tempo stesso anche gli ETF long in leva o gli ETF short in leva vi macerano anche loro sul lungo periodo, non sono particolarmente efficienti. Dove comprare gli ETF del nostro piano d'accumulo? Allora, c'è una risposta teorica e una pratica. Allora, nella teoria la risposta sarebbe nel mercato più liquido e scambiato dell'ETF, cioè dove l'ETF è più scambiato, compralo lì. In realtà, nella pratica, spesso e volentieri vi conviene comprare su borsa italiana. Perché?
Beh, innanzitutto perché le commissioni che le banche applicano per operare sul mercato italiano in genere sono più basse rispetto alle commissioni per operare sui mercati esteri, soprattutto per quanto riguarda le banche tradizionali. Secondo, perché sui prodotti quotati su borsa italiana abbiamo detto che ci sono alcune realtà come intermediari che ti permettono di automatizzare gli acquisti periodici, mentre su altri mercati no, tranne la società che è appena arrivata sul mercato italiano, ma lo approfondiremo in un prossimo video. Quindi, vuoi per un discorso di costi, vuoi per un discorso di automazione, lavorare su borsa italiana sicuramente è la soluzione probabilmente da preferire. Altra tematica classica che in genere si chiede è: esiste un giorno della settimana, del mese ideale per attivare un piano d'accumulo? Perché nasce questa domanda? Perché quando voi lavorate con alcune piattaforme, ad esempio Fineco, attivate il piano di accumulo automatico, no? L'ETF Replay, vi chiede quando è che vuoi effettuare questo acquisto automatico? Lo vuoi effettuare il primo giorno del mese? O lo vuoi acquistare il 15 di ogni mese, quindi a metà mese, no? E quindi tante persone si pongono la domanda: ma è meglio una, è meglio l'altra? Cosa dicono i numeri? Allora, io qui ho fatto 1000 statistiche. Allora, di base, io potrei tranquillamente riassumere il complesso dicendo che la scelta tra il primo e il 15 del mese non ha una grande incidenza mediamente sui risultati di medio-lungo periodo. Solo su alcuni periodi, solo su alcuni sottostanti, il mercato azionario americano è uno. Effettivamente, se io andassi ad effettuare gli acquisti a fine mese, avrei effettivamente una performance minore, maggiore, migliore, più efficiente rispetto agli acquisti a inizio mese. Ma si tratta di un mercato, di un pack particolare. Dal mio punto di vista, non è il giorno dell'acquisto la variabile su cui andare a focalizzarsi. Per cui possiamo dire chi se ne frega se compri il primo o il 15 del mese, soprattutto se hai un portafoglio dove vai a lavorare su pacche azionari, obbligazionari insieme, cose di questo tipo. Anche perché se ci pensiamo, la logica su cui si basa il piano d'accumulo è quella di prescindere, se vi ricordate, dal timing. Andare a scegliere il giorno del mese significa andare a cercare di fare timing. Poi che tu lo faccia con la statistica, eccetera, non ha importanza, però cerchi di ottimizzare. Quindi si andrebbe un po' anche a snaturare la logica base. E quindi non complichiamoci la testa, queste sono più che altro pippe mentali, fondamentalmente. Scegliete il primo, scegliete il 15, alla lunga non cambia granché. Se noi lavoriamo, se vogliamo attivare un piano d'accumulo su un ETC, premesso che sugli ETC non è possibile automatizzare il piano, e quindi sono acquisti da fare manuali, detto questo, che cosa dobbiamo su quali criteri, diciamo così, su quali peculiarità dobbiamo puntare i fari? Allora, l'ETC deve essere long e senza leva, deve essere a replica fisica del sottostante, quindi l'ETC che io utilizzo sempre è quello sull'oro fisico, che quindi compra lingotti come sottostante, e quindi escludiamo il discorso rischio contango. Lavoriamo con prodotti a cambio aperto, anche qui per un discorso di riduzione dei costi. Anche qui l'ETC, scusatemi, deve essere molto liquido e molto ben scambiato. E a parità di condizioni scegliamo quello con il TER più basso. Qui c'è la differenza tra l'esempio classico che mi viene, è il famoso PAU, cioè l'ETC di WisdomTree sull'oro fisico, che storicamente per tanti anni è stato quello più utilizzato, poi da qualche anno in Italia, da un paio d'anni, è stato quotato un prodotto Invesco, sempre physical gold, quindi sempre sull'oro fisico, che però ha un costo più basso. Quindi è lo stesso prodotto tecnicamente, perché investe sempre sull'oro fisico, sempre a cambio aperto, quindi le performance sono le stesse, però Invesco oggi costa meno e quindi fondamentalmente sta conquistando sempre più quote di mercato, tant'è che io stesso lo utilizzo maggiormente, mentre prima utilizzavo PAO, adesso uso Invesco, PAO è il ticker di quello vecchio. E quindi insomma, a parità di condizioni, il TER minore sicuramente la riduzione dei costi aiuta. Altra classica domanda è: ma se io voglio costruire un piano d'accumulo e voglio comprare più asset,
azionario, obbligazionario, oro, oppure più generale, azionari, eccetera. C'è un numero minimo, un numero massimo di ETF da mettere in portafoglio? Beh, la risposta è assolutamente sì. Allora, il numero minimo è uno, ovviamente. Il numero massimo, ma secondo me non andrei oltre i due o tre piani di accumulo. Cioè due o tre ETF su cui attivare il piano di accumulo contemporaneamente. Poi, per carità, dipende anche da una serie di fattori questa risposta, no? Perché ad esempio dipende dall'importo monetario che la persona è in grado di risparmiare, quindi di utilizzare non è l'acquisto periodico, no? Un conto è se ho 100 euro al mese, un conto è se ne ho 1000 euro ogni mese da poter investire. Quindi ovviamente più è alto l'importo monetario che posso spendere, più ovviamente posso diversificare. Però attenzione però perché poi all'aumentare della diversificazione tra ETF aumenta poi anche l'incidenza, no, delle commissioni di negoziazione che vado a pagare. Quindi occorre sempre trovare un punto di equilibrio tra numero di ETF e costi commissionali, no, per rimanere sotto quello 0,5 che dicevamo. In più è un discorso anche di ottica temporale, cioè di durata dell'investimento, no? Cioè meno è lungo, cioè più è breve il piano, e ovviamente più è importante diversificare tra asset class, quindi non compro solo un ETF azionario come PAC, ma anche un obbligazionario, anche l'oro, quindi diversifico. Invece più è lunga l'ottica temporale, come abbiamo visto nelle tabelle di prima, più può essere elevata la percentuale di azionario, a volte può essere anche 100% azionario, no? Facevo l'esempio dei miei figli, no? PAC 100% azionario globale, punto. Ok, quindi non c'è una risposta univoca, bisogna considerare un po' questi elementi. Però, in linea generale, io non andrei oltre i 2-3 ETF. Esempio base-base, quello che gli facevo dei miei figli, 100% azionario, un ETF. Se vogliamo diversificare, possiamo andare su obbligazionario-azionario, oppure obbligazionario-azionario e oro fisico. C'è una terza ipotesi che secondo me può essere utile considerare, è che invece di andare a comprare 2, 3, 4, 5 ETF, possiamo andare a comprare un ETF che al suo interno rappresenta una strategia. È il caso degli ETF di Vanguard, della serie Life Strategy, no? Li troviamo descritti qui, no? Che cos'è un ETF Life Strategy, no? L'emittente è Vanguard, Life Strategy è una serie, chiamiamola così. Tu compri un ETF, ma in realtà stai comprando una strategia che è diversificata a livello di asset class, perché se voi guardate qui la composizione, voi trovate che sono investiti sia in azioni che in obbligazioni di varie parti del mondo. Quindi c'è una diversificazione tra asset, una diversificazione geografica, e automaticamente viene ribilanciato per riportare i pesi in base a quella che è l'asset allocation ideale. Il costo annuale del TER è molto basso, per essere una strategia completa, perché uno 0,25%. Voi dovete semplicemente scegliere che cosa, se lo volete ad accumulo o a distribuzione dei proventi, ma ovviamente vi conviene per il PAC ad accumulo dei proventi, dovete semplicemente scegliere la quantità di azionario all'interno del portafoglio, quindi un 20, un 40, un 60 o un 80%, a seconda della vostra propensione al rischio, scegliete quello che vi, oppure anche all'ottica temporale dell'investimento, quello che è più efficiente per il vostro caso specifico. Ecco, in questo caso, quindi, voi comprate un ETF, attivate un piano d'accumulo su un solo prodotto, ma di fatto state comprando una strategia diversificata, quindi avete di fatto creato, ottimizzato una strategia, perché comprate un ETF, una sola quota a livello di commissione di acquisto, ma diversificate. Oppure mettete insieme voi obbligazionario, azionario e ETC sull'oro fisico, in modo tale, insomma, vi ricreate un portafoglio, un lazy portfolio, non un portafoglio pigro, no? Come vengono chiamati, stile permanent portfolio, golden butterfly, eccetera. Su questi argomenti, tra l'altro, ho fatto un video che trovate sempre sul mio canale YouTube, se lo volete, sono 3 orette di video, però ho fatto, credo, abbastanza bene, poi è tutto gratis, proprio sui lazy portfolio, nei portafogli PIN, si chiamano quelli che prevedono di identificare un asset allocation di base, battezzarle una volta all'anno, comunque con una cadenza predefinita, andare a ribilanciare i pesi. Ci sono alcune soluzioni che sono decisamente molto interessanti. Quest'anno, in questo periodo, stanno un po' soffrendo, ma sul lungo periodo sono una soluzione di investimento molto, molto efficiente.
Un attimo che bevo, che guardo anche un po' di domande, sono decine. Trovare una sintesi tra tutte le domande diventa un'impresa comunque. Vedremo. Allora, ok. Gestione del piano d'accumulo, no? Allora, la gestione in realtà tecnicamente è semplice, quello che ci frega è la componente emotiva. A livello di gestione, in teoria, noi dovremmo essere sempre fedeli e seguire pedissequamente il nostro piano di investimenti, quindi indipendentemente dal contesto di mercato crescente, ribassista, laterale, noi dobbiamo continuare a fare i nostri acquisti con la stessa quantità di denaro e con la stessa frequenza. Quindi 100 euro al mese, benissimo, che il mercato salga, scenda, ci sia alta o bassa volatilità, che ci sia una guerra, che parli il presidente della banca centrale, che ci sia qualsiasi cosa, io devo mantenere fede al piano. E qui che quello che ci frega è poi l'emotività, no? Quindi quando c'è panico, paura, un ribasso forte, prolungato, abbiamo la tentazione di sospendere il piano, Dio che cosa succede, oppure addirittura di interromperlo, di liquidare le quote. Al contrario, invece, quando le cose vanno bene, siamo presi un po' dall'euforia e vogliamo monetizzare i guadagni. Quindi sono entrambi errori legati alla finanza comportamentale, no? È la pancia che prende il sopravvento sulla ragione. L'idea è quella di mantenere fede al piano iniziale, per cui l'automazione che vi citavo prima è un grande aiuto da questo punto di vista, però tecnicamente la gestione è estremamente semplice. Ho un piano che ho definito come importo monetario, come sottostante, come frequenza. Devo semplicemente rispettarla, chiudendomi gli occhi e indipendentemente dal contesto vado a realizzare questa cosa. A questo punto la classica domanda è: bello i piani di accumulo, ma è meglio un piano d'accumulo o un PIC? Cioè, se io avessi il capitale inizialmente disponibile, è meglio attivare un PIC, quindi investire tutto in un'unica soluzione, o comunque fare un piano di accumulo e entrare nel lungo periodo frazionando? Beh, la domanda è molto semplice e anche la risposta ve la vado a spoilerare subito proprio, poi dopo ve l'argomento con i numeri, no? Allora, se un investitore ha immediatamente l'intero capitale, gli conviene tutta la vita il piano d'accumulo, PIC, punto. Tu hai già 50, 100, 200 mila euro, benissimo, ti conviene il PIC, investire tutto in un'unica soluzione. O al massimo fai due o tre ingressi frazionati nell'arco di 6 mesi, 12 mesi. Però il concetto è: il grosso lo metto tutto subito o quasi. Il piano d'accumulo è più una soluzione efficiente, dicevamo all'inizio, con obiettivo finanziario, per quella persona che non ha capitali alle spalle, che vuole crearsi un capitale pian pianino nel corso del tempo, non la formichina che riesce a risparmiare sullo stipendio pian pianino, pur non avendo, pur partendo da zero. Quindi conviene il PIC, punto. Sì, questo lo dicono i numeri, lo vediamo fra un attimo, però ci sono due aspetti, secondo me, utili da sottolineare. Se io vado ad analizzare il PIC, che cosa noto? Noto che il rendimento medio annualizzato e il rendimento medio massimo, scusatemi, non medio, ma in questo caso massimo, è più elevato rispetto ai piani d'accumulo. Però, al tempo stesso, il piano d'accumulo, numeri alla mano, ci dice che ha un profilo di rischio più basso rispetto al PIC. Cosa significa che ha un profilo di rischio, un grado di rischio inferiore? Vuol dire che la deviazione standard dei piani di accumulo è minore rispetto a una strategia PIC. Non solo, anche il tempo, il recovery time, cioè quanto tempo ci mette la strategia a recuperare dopo un periodo di appannamento in cui è stato in negativo, è inferiore il PAC rispetto al PIC. Quindi chi guadagna di più? Il PIC. Però attenzione, lo fa con un grado di rischio superiore rispetto al PAC, in termini di tempo di recupero e di volatilità. Quindi vince il PIC, ma attenzione a che cosa ci concentriamo. Ci concentriamo sul rischio, conviene il PAC, ci concentriamo sul rendimento, conviene il PIC.
Vediamo un esempio, cioè vediamo una serie di esempi in realtà. Qui immaginiamo sempre di tornare nel 1977, quando sono nato io, e di avere una persona che non aveva capitale, che l'ha dovuto accumulare nel tempo, e uno che invece 50.000 dollari o quelli che erano, ce li aveva fin dall'inizio. Sono passati 40 passanni, chi ha guadagnato di più? Modo decisamente evidente il PIC, che è la linea arancione, ha stracciato nettamente il piano d'accumulo. Quindi, sul orizzonte temporale molto ampio, vedete, non c'è gara: 186 mila dollari contro 6 milioni rotti di dollari. Vince il PIC. Ok, abbiamo preso un periodo temporale molto lungo. Se noi lo riduciamo, andiamo a rifare il test. Quindi, partiamo dagli anni 80. Cosa sarebbe successo? Beh, sarebbe successo negli anni 80 che effettivamente, cioè che non che effettivamente, che avrebbe continuato ad avere performance migliori la strategia PIC rispetto alla strategia PAC. Quindi anche partendo dagli anni 80 la strategia PIC sarebbe stata da preferire. Se fossimo partiti negli anni 90, stesso identico discorso. La strategia PIC prevale sulla strategia PAC. Se fossimo partiti nel 2000, vedete, in questo caso avremmo una sorpresa. Per 4.000 euro su 100 rotti, un 4%, il piano di accumulo è da preferire a livello di guadagni generali rispetto al PIC. Per anni, vedete, il PIC ha fatto meglio, poi dopo, probabilmente, alla lunga, tra ribassi che ci sono stati, perché dal 2000 ad oggi c'è stato tutto ribasso dal 2000 al 2003, dal 2007 al 2008, probabilmente in quella fase il piano d'accumulo ha macinato una serie di acquisti a prezzi man mano crescenti che poi sul lungo periodo hanno portato un buon risultato. Quindi in questa finestra temporale vince il PAC, di poco, ma vince il PAC. In tutti gli altri casi stravince il PIC. Se avessi ripreso il dato dal 2010 ad oggi, quindi avete fatto un ultimo campionamento, beh, riprende di nuovo a vincere il PIC. Quindi, in linea generale, possiamo dire che generalmente, se uno ha l'intero capitale disponibile, conviene la strategia PIC, non la strategia PAC, anche proprio per una gestione più efficiente della liquidità. A questo punto abbiamo già un po' le idee chiare sul piano d'accumulo a importo monetario fisso, quindi 100 euro tutti i mesi, 200 euro a bimestre, 300 euro a trimestre, eccetera. Abbiamo capito che conviene lavorare con gli ETF azionario globale, a cambio aperto, ad accumulo dei proventi, long only. E a questo punto la domanda è: tutto bello, ho aperto il conto con il broker X, quando inizio? Risposta è subito. Perché? Beh, innanzitutto perché scusatemi, il PAC prescinde dal timing, e quindi questo è un primo aspetto da tenere in considerazione. Secondo, perché se noi induciamo abbiamo un problema che in questo momento rialza un po' la testa, ed è l'inflazione. Non investire, restare in attesa del momento giusto per investire, ecco, ti espone all'erosione dell'inflazione, un'erosione che è molto alta, tra l'altro, in questo momento. Non è un caso che l'inflazione così alta abbia un po' risvegliato molti italiani dal torpore, che hanno cominciato ad andare su Google a cercare inflazione, no? Tant'è che oggi, se uno va su Google Trends, la parola inflazione è una delle più ricercate, no? Vince, batte Belen, no? Come numero di ricerca, no? Questo è abbastanza significativo. E fanno bene questi investitori ad avere paura dell'inflazione, perché se noi tornassimo indietro con la mente, vuol dire che cosa è successo dal 2000 ad oggi: 100.000 euro negli anni 2000 lasciati su un conto corrente senza essere investiti, oggi avrebbero un valore in termini di potere d'acquisto di 65.000 euro. C'è praticamente un 35-40% di erosione del capitale. Quindi non investire, temporeggiare così è senz'altro deleterio. Abbiamo già detto che il piano d'accumulo ha il vantaggio di non necessitare piani di un capitale pregresso, quindi
inizio a lavorare oggi per la prima volta, inizio ad avere il primo stipendio, inizio a risparmiare, posso iniziare a investire con un piano d'accumulo, in più prescindo dal timing. E questo fa sì che fondamentalmente, no, maggiori saranno i versamenti, maggiore sarà l'effetto dell'interesse composto e sul lungo periodo questo sarà un grande beneficio per il mio portafoglio. Quindi prima inizio, più accumulo, più faccio lavorare l'interesse composto al mio posto. Cosa ci dicono i numeri anche qui? Questi sono numeri che non ho elaborato io, li ho presi per buoni, ma sono frutto della Banca d'Italia, quindi do per scontato che la qualità sia buona. E ho fatto una simulazione presa da questo sito, dove sono andato a vedere se io avessi attivato un piano d'accumulo di 100 euro al mese, ipotizzando un tasso di interesse annuale del sottostante del 5% tutti gli anni. Cosa sarebbe successo se io avessi iniziato a investire a 20 anni? Poi a 25, poi a 30, poi a 35, cioè a 20 anni di età. No, quando avevo 20 anni, finito il liceo, ho iniziato a fare questo piano d'accumulo. A 25, finita l'università, a 30, poi a 35, 40, 45, eccetera, fino a 60. Cosa sarebbe successo? Beh, sarebbe successo che ci sarebbero, vedete, delle grosse differenze in termini di capitale accumulato. Se io fossi partito a 20 anni, oggi avrei, cos'è, 200.000 euro di capitale. A 25, 5 anni in meno, saranno 150, no? Quindi più tardi inizio e meno capitale accumulo e meno guadagno e meno riesco a soddisfare l'obiettivo. Questi sono i numeri, no? Se io inizio a 20 anni, alla fine della fiera ho accumulato, ho versato, accumulo 54.000 dollari. L'interesse semplice sarebbe stato, vedete, di 114 mila euro, grazie all'interesse composto sono andato a 203.588, quindi dai 54 che ho versato me ne sono ritrovato 203.000. Poi vedete che più ritardo l'accumulo e vedete che più il capitale versato, gli interessi composto e la composizione degli interessi mi genera meno. Ovviamente qui abbiamo fatto la simulazione a 60 anni. A cui ho fatto la simulazione ipotizzando di andare in pensione a 65, no? Quindi ho detto quanto mi manca la pensione, eccetera. Ma il dato non cambia, insomma. Una somma nel futuro, da lì in poi ho fatto la simulazione. Qui trovate un po' quello che vi ho appena fatto vedere. Queste sono proprio le immagini tratte dal sito della Banca d'Italia, no? Quindi la persona che a 20 anni ha iniziato il suo PAC. E l'ha cominciato, dicevo, a 20 anni e l'ha portata avanti, vedete, per 45 anni. Quindi una persona che quando aveva 20 anni è stata lungimirante, ha detto: ma sai che io non mi fido dell'INPS, non mi fido della pensione, aspetta che mi creo a livello previdenziale un cuscinetto, no? Che un domani, se non ce ne sarà bisogno, tanto meglio, lo userò per godermi la vita. Se invece ci sarà bisogno di integrare la pensione, ecco che non ho sorprese negative. E quindi quando ho 20 anni ho cominciato il piano, sono avanti per 45 anni, no? E qui ti fa vedere fondamentalmente il grande vantaggio che oltre al piano d'accumulo ha e riveste anche l'interesse composto, no? E quindi vi ho portato un po' tutte queste immagini, dove le potete poi rivedere, potete fare il fermo immagine mentre vi riguardate il video. Però si capisce molto bene di come sul lungo periodo l'interesse composto, l'efficienza del prodotto, la limitazione dei costi, aiuti in modo molto significativo a ottimizzare le performance. Questo è il dato di fatto sostanzialmente. E quindi vedete che più riduco il tempo di accumulo del piano e più ovviamente ho risultati scarsi fondamentalmente. Allora, l'altra grande tematica è, ok, ho capito cosa devo fare, ho capito che devo iniziare subito, con quale banca inizio questa procedura? Allora, le banche sulla carta, la risposta teorica è vanno bene tutte. In realtà non è vero, nel senso che le banche tradizionali sono più costose rispetto alle banche online e tra le banche online ci sono alcune che sono più efficienti perché hanno o degli automatismi o delle commissioni ridotte rispetto alle altre. Ora, io questa sera vi cito solo alcuni nomi,
Non entro nel dettaglio perché, ripeto, come vi dicevo, la prossima settimana farò un video ad hoc dove entro nel dettaglio di tutte queste soluzioni, anzi entro nel dettaglio di due o tre soluzioni che qui non sono citate, tra l'altro. E lo faccio appositamente, non ne parlo stasera un po' per appesantire, non appesantire troppo. Secondo, perché quello di stasera vuole essere un video un po' evergreen, mentre abbiamo detto che alcune condizioni che alcune banche applicano in questo momento come commissioni zero sono temporanee probabilmente, per cui volevo fare un video evergreen e quindi questa sera ci concentriamo nel citare quelle che sono le principali ad oggi, poi in un video a parte entreremo nel dettaglio e vedremo il dettaglio, cioè proprio che cosa offre in questo momento il mercato e come orientarsi oggi. Comunque in linea generale possiamo lavorare con Fineco Diretta, DEGIRO e Scalable, che è quell'intermediario che vi dicevo prima, estero, appena arrivato in Italia con la partnership insieme a Just ETF. DEGIRO è un broker estero, quindi è solo in regime dichiarativo, Direct e Fineco invece permettono l'automazione del piano d'accumulo, sono entrambi italiani, sostituto di imposte, quindi possono lavorare in regime dichiarativo. E poi per chi volesse invece attivare un piano d'accumulo sui fondi comuni di investimento, abbiamo Online SIM e FundStore che anche loro presentano una soluzione per automatizzare un piano d'accumulo ma su fondi di investimento. A questo punto l'ultimo passaggio, un attimo che bevo, portate pazienza. Dicevo, l'ultimo aspetto da illustrare è fondamentalmente il discorso di quando terminare il piano d'accumulo. Abbiamo visto quando partire, subito, quando lo interrompiamo, se lo interrompiamo, ovviamente. Allora, il dato di fatto qual è? È che attivare un piano d'accumulo, soprattutto se automatico, è estremamente semplice. Anche la gestione nell'ordinario è estremamente semplice. Diventa complicato che cosa? Pianificare l'exit strategy, cioè il decumulo, il disinvestimento del piano d'accumulo nel momento in cui si giunge a scadenza o si giunge in prossimità della scadenza del piano d'accumulo. Quindi appena si intravede il traguardo, il capitale è cresciuto. Ormai è prossima l'età della pensione, il capitale è cresciuto. Devo stare attento a che cosa? A non correre un rischio. Che quando è proprio lì, dicevo, l'orizzonte temporale della pensione, l'obiettivo è a portata di mano, arriva un ribasso sul mercato, ad esempio azionario, che corregge e correggendo fa sì che, puff, scenda. Vado in drawdown, una volta anche significativo, la mia equity line, cioè il mio accumulo del capitale si riduce fortemente. E questo ovviamente ha delle conseguenze negative su quella che è la soddisfazione del mio obiettivo finanziario. Sono a un passo dalla pensione, pensavo di aver messo da parte 200.000 euro, me ne ritrovo con 140. Numeri a caso, giusto per dare un'idea, no? Questo è l'andamento tipico, vedete, del mercato azionario, ma periodicamente ci sono delle fasi anche prolungate e incisive in termini percentuali di ribasso. Dal 2000 al 2003, dal 2007 al 2009, c'è stato, vabbè, qui un po' nel 2015, un po' di turbolenza nel 2018, il crollo del Covid del febbraio-marzo del 2020 e poi la fase di debolezza che dura fondamentalmente da febbraio ad oggi, no? Quindi stiamo parlando di 4-5 mesi di debolezza che però ha portato gli indici americani a correggere un 20-30%. E quindi il rischio qual è? Che quando tu sei prossimo all'obiettivo arriva una fase di ribasso e quindi la tua equity line che avevi faticosamente accumulato e accudito nel corso degli anni si deprezza a volte anche in modo significativo. Vedete qui ho fatto l'esempio di un PAC iniziato nel 2000, portato avanti fino vedete al 2009, no? Quindi immaginate, torniamo con la mente a una persona che nel 2008-2009 doveva andare in pensione, aveva passato tanti anni ad accumulare, aveva raggiunto, vedete, 15.000 dollari, puff, nel giro di un annetto si è visto il capitale scendere a 10.000, cioè un 50%, un terzo in meno fondamentalmente, no?
Questo poteva essere un problema. Poteva essere un problema perché quel denaro magari gli serviva per l'università del figlio, gli serviva per comprare casa, per colmare il gap pensionistico, eccetera. Quindi bisogna essere saggi e quando stiamo per soddisfare l'obiettivo finanziario, cioè avviciniamo alla scadenza temporale, cominciare a portare i remi in barca, ridurre il grado di rischio. Quindi, da un punto di vista operativo dobbiamo focalizzarci su due dati, cioè i due fattori per gestire l'exit strategy sono qual è il nostro obiettivo finanziario e l'ottica temporale. Ora io distingo in questo modo. Ora, se l'obiettivo finanziario e l'ottica temporale sono indefiniti, è il mio caso specifico, cioè io sto accumulando con i due piani di accumulo per il futuro dei miei figli, ma non so esattamente quando e se questo denaro gli servirà. Non so se gli servirà per l'università, se gli servirà per comprare, che so, una casa, per avviare un'attività di impresa, non lo so. Io sto accumulando, ma sono talmente piccoli che non so quando potrà servire. Quindi è un obiettivo, somma nel futuro, indefinito. Per cui se strada facendo, quando si avvicina alla maggiore età dei bimbi, dovesse esserci un ribasso del mercato, beh, io posso tranquillamente prolungare, no, il periodo del mio piano, posso continuare ad accumulare. Ho detto che prolungo, che faccio un piano per 20 anni, beh, chi se ne frega, lo porto avanti 25-30 anni. Perché? Perché non ho conseguenze negative sulla pianificazione finanziaria, non è un obiettivo che caschi il mondo se non lo raggiungo, cosa succede? L'università dei figli sono in grado di pagarla anche senza quel denaro accumulato, no? Oppure, quando giungo a scadenza, che cosa posso fare? Quel denaro lo posso continuare il piano, oppure posso trasformare quel portafoglio in un PIC, fondamentalmente, quindi gestirlo in modo statico, come un lazy portfolio piuttosto che una gestione attiva, no? Quindi, se l'obiettivo è indefinito e anche l'ottica temporale, io posso permettermi il lusso o di continuare a prolungare il piano d'accumulo se non dovesse essere un buon momento per disinvestire, oppure trasformo quel prodotto in un portafoglio statico, in un lazy portfolio. E questa è la soluzione più semplice, perché è il contesto più semplice. Se però il mio obiettivo finanziario è un obiettivo cruciale, cioè integrare il gap pensionistico, ecco allora che il discorso cambia, cioè non è un obiettivo che o lo perseguo o non lo perseguo, chi se ne frega. È un obiettivo che o lo perseguo o lo perseguo, altrimenti ho delle conseguenze negative, cioè devo passare a pane e cicorie, perché altrimenti no? E quindi devo abbassare il mio tenore di vita se non lo soddisfo. Quindi ho un problema. E quindi io ho un orizzonte temporale preciso e un obiettivo monetario preciso, lo devo raggiungere. Quindi in questo caso io sul finale del piano di accumulo devo cominciare a ridurre il rischio. Come faccio a ridurre il rischio? Beh, fondamentalmente comincio pian pianino a liquidare le quote degli asset più volatili, l'azionario, e contemporaneamente vado a comprare che cosa? Asset meno volatili, l'obbligazionario, oppure volendo anche le singole obbligazioni, qualora i tassi dovessero essere cresciuti, dovesse essere cambiato il contesto. Quindi in pratica all'avvicinarmi della finestra temporale, del traguardo, io riduco pian pianino il rischio di portafoglio, in questo modo aumento le probabilità di realizzare l'obiettivo finanziario. È chiaro che questa soluzione ha un pregio e un difetto. Il pregio è quello che mi riduce al rischio. Il difetto è quello che se il mercato continua a salire, io ovviamente guadagno meno. Questo però è il prezzo da pagare per ridurre il rischio. Quindi che cosa posso fare da un punto di vista operativo? Beh, in funzione, no, del numero di anni che mancano al mio obiettivo finanziario, riduco progressivamente la quota di azionario. Quindi questo è un esempio di exit strategy. Cioè, fino a quando mi mancano più di 10 anni, non è un problema. Continuo con il mio piano d'accumulo e anche se sono investito 100% azionario, vado. Quando scendo sotto il decimo anno al traguardo, quindi cominciano a mancare 9, 8, 7, 6 anni all'obiettivo
temporale, il mio obiettivo finanziario da soddisfare, ecco che riduco il peso dell'azionario. Quanto? Beh, idealmente, ad esempio, un 10% all'anno. In questo modo io, quando mancano 9 anni, sono posizionato solo per il 90% sull'azionario, poi sull'80, 70, 60, no, ogni anno riduco del 10%. In questo modo io riesco a ridurre il rischio di portafoglio, lo faccio in modo progressivo, senza stravolgere il portafoglio. Esistono eventualmente altre due soluzioni per gestire l'exit strategy. La prima qual è? È che mentre io sto procedendo sempre con il piano d'accumulo, a un certo punto cosa faccio? Smetto di comprare o comunque riduco gli acquisti sull'ETF azionario e mi concentro su comprare ETF obbligazionari, cioè in pratica riduco la quantità di denaro destinata al piano d'accumulo azionario a favore di un incremento degli ETF obbligazionari. In questo modo aumento progressivamente la quota di obbligazionario all'interno del portafoglio, senza dover vendere e ricomprare. In questo modo ottimizzo un po' il discorso costi, commissioni, ma anche la parte fiscale. Oppure c'è un'ultima soluzione, un po' più complicata dal mio punto di vista, però alcuni professionisti ne parlano e quindi è corretto dare voce, che è quella di gestire la posizione in modo dinamico. Quindi vado a seguire l'andamento del portafoglio, mi creo quindi l'andamento della mia equity line e che cosa faccio? La gestisco in modo dinamico. Quindi continuo il piano d'accumulo, aggiorno il grafico della mia equity line. E ci metto ad esempio una media mobile a 200 periodi, che sarebbe poi la media mobile a 10 mesi. Finché le quotazioni restano sopra la media mobile a 10 mesi, io mantengo il capitale investito, il piano d'accumulo in essere. Quando l'equity line dovesse scendere sotto la media mobile a 10 mesi, ecco che io vendo e prendo profitto. In questo modo esco dal mercato, ma ho protetto quanto accumulato. Oppure posso mettere un trailing profit del 5-10% rispetto al massimo dell'equity. In questo modo, quando scende di un 10% rispetto al massimo, io chiudo la posizione e su tutto quello che avevo accumulato e lo metto, ad esempio, su un asset poco rischioso, un conto deposito, quello che è, in attesa della pensione, in questo caso dell'obiettivo finanziario. Quest'ultima soluzione è un pochino più complessa. La prossima volta, quando faremo la seconda parte, vedremo delle strategie più evolute di PAC, vedremo due o tre formule, due o tre soluzioni che permettono di migliorare il rapporto rischio-rendimento di un piano d'accumulo, vedremo anche soluzioni di gestione smart del piano e vedremo anche un'altra strategia di exit, che in determinati casi può essere decisamente più efficiente rispetto a quelle che abbiamo descritto questa sera. Ora, per questa sera io direi che più o meno ci siamo. Se volete sporcarvi le mani voi, andate sul sito Just ETF e potete cercare quelli che sono gli ETF più efficienti per implementare un piano d'accumulo, altrimenti mi mandate una mail a g.belleri@belleri.biz e io molto volentieri nei prossimi giorni vi mando il file Excel che ho io, quello che utilizzo io, da cui pesco quelli che ritengo essere quotati su borsa italiana, gli ETF più efficienti per un piano di accumulo. Poi nei prossimi giorni, vi ripeto, la prossima settimana ci sarà il video dedicato agli intermediari finanziari. Vi ripeto che se avete dubbi, domande e chiarimenti mi potete scrivere sul mio gruppo Facebook, Investire con Gabriele Bellelli. Oppure vi ricordo che domani troverete il tutto registrato sul mio canale YouTube, a cui vi consiglio di iscrivervi. Ok, direi che per questa sera è tutto, abbiamo già fatto le 11:30. Io vi ringrazio per l'attenzione, quindi vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana per i prossimi video e al prossimo, diciamo così, video in diretta con la seconda parte. Grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro una buona serata.